Quello che state ascoltando è Zunzumi. Era quella la sigla, era giusto? Era quella la sigla. L'hai azzeccata stavolta. No, quella di campo. Quella verrà poi. Quello poi faremo verrà. Un'aggiunta a Licantropi. Come disse il pusher. Ma con calma. Quello che state ascoltando è Fumble GDR. Fumble GDR è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it. Siamo in diretta su Spreaker e siamo in diretta anche su YouTube, dove tra qualche giorno verrà messo, come sempre, il video fico. Tutti i posti resi più belli della nostra presenza. Oltre ad essere su Spreaker e su iTube. Fusione. Se ci ascoltate postumi... Non dare cattive idee. Come i vampiri. Se ci ascoltate postumi come i vampiri... ci sentite su iTunes, Spreaker e su QWERTY.it. Su QWERTY.it potete fare altre due cose intelligenti oltre ad ascoltare i nostri podcast, che sono tanti e svariegati. Ma potete anche, uno, svariegati, donarci dei soldi su QWERTY.it/associati, 20 euro l'anno per associarsi, oppure tasto dona e ci donate quello che volete, oppure Patreon piccolino fatto in casa, 3 euro ogni due mesi. Siamo già a 3 e manca la quarta, perché lo so che arriva la quarta. Cosa, ma partiamo da... No, questa era una, darci dei soldi in diversi modi, esatto. È un sottogruppo del darci soldi. Poi l'altro macrogruppo invece è fare il questionario. Il questionario lo trovate su QWERTY.it/survey. E vi chiediamo gentilmente di farlo e di aiutarci a capire chi è il nostro pubblico, perché così andiamo da degli sponsor e ci danno loro i soldi invece che chiederli a voi. È un piccolo prezzo da pagare per godere della... Tanto c'è Facebook che sa vita, morte e miracoli vostri, esatto. Non ci guadagnate niente voi, almeno qua ci guadagnate prodotti di qualità. Esattamente. Ti ho sentito in modalità lecchino, però mi sei piaciuto. Prodotti sì. Prodotti Meneghetti. No, quella era un'altra cosa. E c'era sexy. Selene, tra l'altro. Ricordo. Nessuno di noi è Selene. Vestiva di imbuti. Vestiva? Vestiva di imbuti. Imbuto. Quando vestiva? Imbuto. Cioè, imbuto. Quel poco che vestiva, vestiva di imbuti. Stasera giochiamo a Mondo di Tenebra. Buuuu. E l'ultima volta è finita con un bel colpo di scena. Ce l'hai sentito? Ravnos, infame, per te solo le lame. I paletti, i paletti. Questo è un coro che è stato tramandato fino agli stadi dei giorni nostri. È uno dei segreti. Devo dirti una cosa, il Ravnos già ce l'ha la lama. Mi spiace per te. È stato tramandato dai Tremere questo motto e anche l'invenzione delle tendine a perline del macellaio. Contro l'oscurazione. Contro l'oscurazione in tutti i luoghi e in tutti i laghi. E, io lascerei la parola al master. Si vogliono proteggere dai vampiri oscurati. Allora, io penso che gli appunti dell'ultima, che ho preso nell'ultima puntata, non mi saranno d'aiuto, perché dicono due punti. Vite, sotto, vampiro o no. Sotto, quando si è nutrito l'ultima volta. Sotto, approssimativa generazione, sotto, diablerie o meno. Basta. faccio un tiro, devo fare diablerie o meno. Punti. Tira due gialli e fai diablerie o meno. Allora, il riassunto sarà anche l'introduzione a questa puntata. Perché è una come pura, sempre. Sì, è una, ma, di più. Perché il riassunto è built in all'interno della narrazione che parte in medias res. Scusa, facciamo notare le cartelline fichissime che sì, ha fatto Claudio. Grazie, Claudio. Io ogni settimana aggiungo qualcosa, è tipo... Sì, sì.
Cioè, tipo l'albero azzurro, io faccio le cartellette. Ed è il giorno in cui non cambierà niente che ci preoccuperemo per te e faremo l'intervento. No, io... Claudio, stai bene? Tutto a posto? Ti vedo depresso. Spero semplicemente che Fumble duri abbastanza da dotarmi di tipo un'armatura di Iron Man, perché alla lunga... come dicevamo prima, Elon Musk, spero che Fumble duri fino a che la razza umana non colonizzerà Marte. Marte, sì. E andremo a giocare su Marte. La prima puntata live di giochi di ruolo da Marte. E faremo Marte. Giocare i bambini nati su Marte parlando delle avventure sulla Terra. Fumble, il primo podcast italiano su Marte. Su Marte. In generale. Nerd su Marte. Allora, mio buon... Vogliamo cominciare? Entriamo nel vivo, possiamo cazzeggiare per cosa. Non è un problema. Nel vivo. Siamo capaci nel vivo. Nel non morto. Nel non vivo. Venite sulla chat di Spreaker. Parlate sulla chat di Spreaker con noi, con voi, con le voci. Ridete con noi o di noi sulla chat di Spreaker. Se siete malcavi, parlate con gli amici immaginari. Assolutamente sì. Fatevi due account e rispondetevi. Siate le voci nella testa di Severino. Siate le voci che vorreste essere. E non quelle che vestitevi come voci che. No. Come le voci che vorreste essere, non come gli altri vi dicono che dovreste. Ma ascoltate noi, siate quantomeno delle voci. Quindi contribuite vociando. Aiuto, io sono spaventato. Non lurcate, basta. Vorrei uscite dire dall'ombra. Che questa puntata non è sponsorizzata da nessun alcolico. Nonostante ho possa girato, sembrare infatti. Il contrario. È molto strano, ma è così. Quindi abbiamo. Perché tu quando rallenti la parlata improvvisamente diventi quello? perché quando la mia parlata decelera, il mio carisma si alza per via indiretta, cioè nella misura del quello. Ma se riassunto? Allora, Severino. Salve, piacere. Ah, questa vita, questa non vita da vampiro, che stanchezza. Ci sono questi intrighi che vanno avanti per centinaia di anni e tutto questo parte nel momento in cui sto vedendo dei denti di licantropo sulla mia faccia. Questa cosa succede proprio in questo momento, stai, cioè vedi al rallentatore questo licantropo e poi c'è il flashback che sta quasi artigliandoti il viso e tu hai tutto il tempo per pensare. Certo, tutto il tempo per pensare, vedi non tutta la tua non vita, però vedi comunque la parte della tua non vita che ti ha portato fino a qui. Partiamo con quella cosa che è successa prima della storia che abbiamo già narrato tutti assieme. E poi io faccio il riassunto della successiva. Okay. Papà Castoro, raccontaci una storia. Raccontaci una storia. Quando eri... Papà non morto. Quando eri da Conrad. I denti sono gli stessi. Quando hai raggiunto nei Carpazi questo Zimisce. Che a me non piace viaggiare se devo pensare che tutta sta strada l'ho fatta per quella figlia squaldrina che va con gli umani. Lo so. Che ha causato tutto questo casino, sulla voce nella tua testa. Una delle. Un'altra delle voci nella testa ha appena recuperato il mondo di tenebra. Grande! Ciao, zio Shrink. Arrivi appena in tempo per vederlo collassare se stesso. Hai viaggiato fino a Carpazi, lo sai, non ti piace viaggiare, è una cosa stressante, però... Fra tutti gli Zimisce che potevi scegliere, Conrad probabilmente, da quello che si dice, era l'unico che aveva una maestria tale da fare quello che tu avevi bisogno. Era un'idea che mi era venuta poi nel cuore della notte. Ma non una poltrona come tante. Conrad e divani, non una poltrona come tante, lo sappiamo bene perché. Perché, sai, le cose cambiano, soprattutto se... ci sono di mezzo dei risvegliati e quindi non è facile tenerli buoni. Sei entrato nella dimora di Conrad. La dimora di Conrad è stata molto gentile con te. La dimora di Conrad è stata molto gentile con te. Sai che stai facendo tra virgolette un patto col diavolo, perché Conrad era famoso quando tu eri neonato. Ok, ora sì, e anche perché se torniamo indietro probabilmente siamo nel 1000? Sì. Ok. Sì, molto, molto indietro. È un ricordo che è ancora vivido. Era una giovane ancella. Come detto nella prima puntata, quella poltrona è un memento. Allora, a non avere più figli. Ti sei avviato in questa magione che da un certo punto di vista è anche inquietante, ma è anche...
arredata e composta e strutturata in termini architettonici con un gusto eccezionale. E design. Quando il design, si chiamava già design. Quando hai fatto sapere a Conrad che saresti arrivato, lui ti ha risposto subito dicendoti che eri il benvenuto e che non vedeva l'ora di fare quattro chiacchiere con te. Il che, quando lo dice un vampiro, uno si dovrebbe cagare sotto. E ora ti ricordi quando eri al suo cospetto, e ti ricordi la sua bellezza ultraterrena, ti ricordi i suoi lineamenti elegantissimi, solo vagamente inumani, che sono border, che a differenza di altri zinischi molto banali, sono a metà fra l'umano e il sovraumano, ma senza sfociare nell'eccesso. Perché ha stile. E lui ti dice: Severino, è un piacere, hai viaggiato molto? Molto, per venire qua. Sì, beh, però posso notare che se caso sua l'arredata lei, comincio a darle del tu, perché se mi trasforma nella poltrona non sono contento. Potrebbe essere un'esperienza divertente, ma diamoci del tu. Diamoci del tu. Ok. D'altra parte siamo amici. Hai fatto tu tutto quanto il mobilio? Beh, mi sembrava simpatica la porta. Ho avuto tempo. Il tempo non manca a nessuno di noi. Mai mancato? Siediti. L'ironia del tempo che manca, non manca nessuno di noi, mentre un artiglio di un micro infatti ti stacca la sulla faccia. E ha tutto senso qua. Ciao Marco. Ciao. E si siede. Mi siedo davanti a lui. Dimmi, che cosa ti porta qua? Ma guarda, cercavo qualcuno in grado di arredare elegantemente la mia modesta magione in fase di ristrutturazione in quella di Mediolanum. E ma ovviamente capirai, non è perché devo mettere un paio di sedie, due tavolini e lo può fare anche mio nipote. Mi sarebbe sembrata una pretesa eccessiva venire fino a qui. È vero che abbiamo tempo, ma buttarlo. Esatto. E vedi, ho avuto da che ridire con un giovane fanatico pazzo e parecchio fastidioso uomo. Ah, non Valcavian, quindi? No! No, è che non siamo mica matti noi. Scusa, hai detto fastidioso. Che a quanto pare possiede qualche potere, ma in realtà non niente di che. È solo che mi ha causato diversi problemi in famiglia. Ah, è per quello che è lì infagottato e legato. E sì, non porto in giro generalmente gente infagottata. Morente? Parli delle palle della spina dorsale esposta? Mi ha fatto girare un po' quella. Le scatole. Mi sembra inoffensivo. Adesso? Ah. È riuscito a far impazzire definitivamente la mia figlioccia. Non così inoffensivo, quindi? Boh, non che fosse particolarmente intelligente la mia figlioccia. È sana. E cosa posso fare per te? Mi servirebbe poterlo tenere a portata di mano, ma senza che nessuno si renda conto di chi è o che cos'è. E deve durare? Possibilmente fino a che mi servirà di nuovo. C'è una remota possibilità, al momento, guarda, non ne so molto perché sono fatti nuovi, in realtà risalgono a qualche mesetto fa, non ho potuto indagare a sufficienza, però potrebbe tornarmi utile in futuro. E come avresti intenzione di tenerlo in vita a lungo termine? Beh, com'è che ci teniamo in vita noi a lungo termine? Ah, quindi ti serve poterlo nutrire. Eh sì. Non so, è presente che ogni tanto fanno le poltrone con cosa cenere sul bracciolo. Ecco, sì. Magari una piccola apertura per dargli tanto del sangue. Si alza, si scosta il mantello con un gesto naturale, molto elegante. L'osserva da vicino. Ti ho già esposto qualche pezzettino per fare le doghe? Poco materiale per quello che mi stai chiedendo, ma... sì. Una sedia in pelle, non dovrei... deve essere una poltrona particolarmente morbida, eh? Dovrei riuscire a fare qualcosa per te. Dici che riesci a cambiare il colore un attimo? Un favore per un favore? Beh, sì, pensavo preferissi i soldi, ma va bene, favore. Non scherzare. Vuoi essere pagato in visibilità?
Plunk si chiude la porta. Quindi la poltrona la avuta in un altro modo. Non so perché sai ogni tanto proprio la senti da dentro. Perché Severino da umano era un designer. Era un designer. Un grafico. Non hai chiesto al miniatore. Non hai chiesto al, come si dice, al allo Zemisk quasi antidiluviano se per caso non lo fa gratis perché gli piace, no? Tanto ti diverti, no? lì dai, tu ci metti 5 minuti, dai che mio cugino con 50 monete d'oro fa la poltrona, c'ha manco le unghie, e poi comunque tu ci metti 5 minuti ti costa niente. Per carità, dimmi di cosa potresti aver bisogno da parte mia. Fa curriculum, dicono altre persone. Esatto. Della testa. Io ti faccio un favore, nel futuro ti chiederò un favore e tu sarai pronto a restituirmelo. Certo. Beh, d'accordo, potresti non voler vedere. No, sono curioso. Sorride, molto... Rimango seduto qui e mi sposto. Ti serve più spazio? Prima suggelliamo tutto con una stretta di mano. Ti tende la mano. Ok. Tende una delle cinque mani. No, ti tende una delle sue due mani. Sai che però quando te la stringi le tue potrebbero diventare sette. Vabbè. Quello è fatto. Cioè, vicissitudine va col tocco. Dei. Stringo la mano. Lui ha metabolismo attivo. È una calda stretta di mano. Ferma, forte, dura il giusto. Non troppo, non troppo poco. Madonna, anche un maestro d'etichetta. Sì, assolutamente. Complimenti. Fantastico, abbiamo un accordo. Vedi, ricordi la maestria con il quale ha manipolato la carne e le ossa? Ricordi che... Le urla di dolore, no? Le urla di dolore, ricordi, ma a un certo punto sono quasi sfociate non piacere. Dico nel piacere, ma quantomeno nella condiscendenza, okay? Nella sottomissione, ok? E ti ricordi il tuo stupore nel constatare che alla fine quella povera cosa era più sana di quanto non fosse quando l'hai portata qua. Ottimo. Lui si alza, ricordi di come si è alzato, di come ti ha guardato negli occhi e di come ti ha detto: soddisfatto? Molto. Avrei un favore da chiederti. Ah, ok, va bene, cosa? Più presto del previsto, vero? Sì, un po'. Quella spada. Sì? Mi interesserebbe. A me ha portato solo guai, guarda. Quella è la scrivania. Prego. Quindi in realtà anche colpa di Severino. Del peggiore, non c'entra niente. Ed ecco svelato perché è arrivata dagli Zemische la spada. Dopo tanti anni, tu volevi che la recuperassero. Un Ravnos vi ha fregati. Le cose gli sono trascinate. Tu ti sei depresso. Quando ti sei svegliato, il mondo era cambiato. Vi siete rimessi sulle tracce della spada. C'eravate quasi riusciti e il Ravno spara via via. Tu l'ho pinata per l'ennesima volta. Così qua. Più che altro, mentre lui ha questa realizzazione, parte il titolo della puntata. Vampiri, mondo di tenebra, crepa Ravnos, crepa. E maledetto Ravnos, crepa. E la moviola che stava decelerando... espandendo il lasso temporale in cui tu vedevi l'artiglio avvicinarsi al tuo viso, tutto a un tratto si ricomprime e torna a velocità normale. O non è troppo veloce, tirate l'iniziativa. E come insegna Big Fish, il tempo rallenta nei momenti importanti. Quello che non ti dicono è che dopo va a velocità doppia. Sì, bellissimo. Destrezza più prontezza di spirito, che sarebbe in inglese Wits. WITS, non WIDS. Wizard of the Coast.
Intanto io canterò la sigla che ci è stata proposta da Lucia, che è Vampiri su Marte, pianeta rosso, ma di sangue non ce n'è. Partiamo. X. X. Difficoltà? Difficoltà qua. Era, aspetta, per iniziativa è 5. Tutte le volte cambia. Veramente, non è 4? 5. Sicuro? Sì. No, è 4, è 4. Ci sto provando. No, è 4. Porca la! 4 successi! Con 2-1, tra l'altro. Okay. Ho fatto 6 successi e 2-1. Un successo con 2-1. Ah, sì. Quindi un successo. Dai anche a me. Ma vuoi anche? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, io avrei bisogno del manuale. Certo. Perché? Adesso, vuoi un po' troppo, eh? Questi no. E i licantropi, il manuale. I licantropi sono nel manuale, quindi. Sì, non taglio. Ma se cazzo c'è anche frega se sì. E dai! Non ti preoccupare, c'è anche secoli bui, se serve. Sì. Ma io il fatto che sono di settima generazione non ho un vantaggio, no? Nella vecità no. No. No, ma sei più saggio a sapere che state per prendere degli schiaffi. Ma pesanti! Ma a proposito, io vi descrivo meglio questi quattro... enormi lupi ibridi che sembra che non abbiano particolari simpatie verso di voi, no. In questo preciso momento ci sono tre grossi, bruti, enormi, muscolati lupi ferali che non indossano assolutamente niente. C'è un soggetto che pare più esile dalla corporatura più nervosa e scattante. Uh-huh. E poi c'è un lupo non in crinos, nella forma ibrida più vicina all'uomo. Sì, okay. Okay? Quindi non è completamente uomo, è uomo con dei tratti tipo Wolverine. Esatto, tipo Wolverine. Lui è vestito con uno sciamano. D'accordo? Sciamano tribale? Tribale, sì. Sì, sì, di sì, pelli, limoli. Esatto, una collana di denti. Bastone con il teschio della capra. Esattamente così. Proprio così. E sta urlando Uga Chaka, Uga, Uga, Uga Chaka. Hai proprio capito giusto? Nezumi, uccidi! Ah, aspetta, non è finito. 1, 2, 3, 4, 5. E poi c'è il licantropo anche qua sopra, se quelli bui, l'ho già trovato. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, però anche il buon, fortunatamente... C'è anche la sua figlioletta. C'è lo sceriffo. Esatto. C'è anche mia figlia. Giusto, tiro io per mia figlia. Sì. Quanti dadi? 2. Io ne tiravo 9. Ah, madonna. 8. Quanto cacchio c'hai? L'ho costruito. 4 e 5. Lei tira 6. Va anche 6. Allora... Tre. Oh, ok. Sono l'ultimo di iniziativa sto giro, Ti sta bene. Come mi sta bene? Prima volta non lo sono io. Io dovrei essere prima, magari ti salvavo un pelo, però. Allora, e invece no. Abbiamo Giovanni. Tira per Nezumi. Giovanni. Giovanni. Giovanni Pipetta. Tu quanti ne hai fatti, detto, Dante? Erano 4. Ok, perfetto. Qualcuno mi ricorda a velocità come funziona? Puoi fare più a tot azioni. Sì, ma... velocità, tu il prossimo round cioè spendi un punto sangue adesso, nel prossimo round fare due azioni che non prevedono la spesa di punti sangue dopo. No, puoi fare più, puoi dichiarare più azioni, cioè, usando, senza dividere il pool di dadi. Esatto. Ok, va bene. Cioè il discorso è che se dichiari più azioni dovresti dividere il pool di dadi. Tu puoi dichiarare, hai due di velocità, puoi dichiarare due azioni invece che una. Hai tre di velocità, puoi dichiarare tre azioni invece che una. E se c'hai uno? Due azioni invece che una. Sì, sì, scusa, tre, certo, okay. Certo. Ogni punto di velocità è un'azione extra. Sì, sì. Invece che dire azione extra, ho detto azione extra. Extra. Cosa. Allora. Tocca ai lupi. Schiaffoni. In realtà tocca ai lupi e assieme a Giovanni. Giovanni, come un fulmine di guerra, tira fuori la sua spada. E fa dei nemici sul che terra. Abbiamo un bardo tra noi. Era venuta bene, incredibilmente. Questo è un 10, esplode 1. Ok, vedi? Allora. Che bello questo sistema. Ok, 10 da 1. D'altra parte, ok. Lui è un Brugia.
sì. Brucia il manuale dell'anarchico, l'anarchist cookbook esplode e si fa male. Sì. Io odio l'esplosione. Che caspio. Se vuoi tiro io per gioco. Che pippa, no, tu non tiri niente. No, vattene da questo tavolo. Allora, lui ha colpito, sì, cioè la sua spada ha colpito perfettamente, molto in profondità, le carni del licantropo. Ma non ha fatto un cazzo. Ma ce n'è una che sta saltando addosso a Severino, no? Ma sì. Ma sì, purtroppo pare che la spada gli sia rimasta incastrata, perché nel danno ho fatto tantissimo per i successi automatici di Potence, però in realtà sul danno ho fatto un fallimento critico. Quindi l'ha colpito. Ma si incastra la spada. Ma gli si incastra la spada. Perché? Perché? I licantropi! Salve! Salve! Ti ricordi quella zampa che ho descritto che ti stava levando sulla faccia? Ma nessuno! Non è davanti a me! È avanti a te! Tu vedi benissimo. Che passa attraverso? Che passa attraverso. Vaffanculo. Voi no, non ancora, no, perché la vostra copia non era lì. Io però ero sollevato un po' da terra e c'ho la copia davanti a terra. Davanti. Un paio di metri. Sì, davanti per terra. Peraltro, beh, l'hai visto, tu sei andato in alto e indietro e l'hai visto arretrare di due passi. Che potrebbe essere sotto, che sta difendendo se per adesso. Si è cagato sotto, codardo. Allora. Genio, altro che codardo. Mi protegge. Lui ha forza. Sempre detto 2, che 3, non hai bisogno 4, di essere 5. Protetto. Vabbè, ma tu non mi ascolti. No, infatti non ti ascolto perché non sono lì. 1, 2, 3, 4, 5. Non sono fatto per il combattimento io. Anche io. Io adesso provo una cosa, se non riesco a scappo. Volo via. Non posso dire seduti. Puoi provare. Sai perché no? Sizz. Bellazza. Hai dei booster? No, ti serviva qualcuno che veniva dai Carpazi. Allora, Wurstel e Krautazzi. Tecnicamente un Wurstel ce l'hai. No, sono romano, già vengo. È vecchio. Allora, vediamo. Ha fatto 1, 2, 3. Difficoltà 6 o 7. L'attacco non mi ricordo mai. Aspetta, 7. Aspetta, che guardo perché qua cambia molto. Mi pareva 6. Madonna, vediamo. Abbastanza. Facciamo che è 7 così non muori, però dopo non colpisco più io. Guarda, decidi tu. 4, 5, 6. Ditemi o allora sono o 9 successi o 11 successi. Non cambia molto, Ah, qua dice non dice una difficoltà diversa, quindi presumiamo che sia la difficoltà base, che è 7. Che è 7? Sì. Ok. Allora sono 9 successi per colpirti. Ai. Ok. A questo punto vediamo quanto danno ti fa. Grazie. Quindi un dato extra per un successo ottenuto. Mi sto facendo molto male. A Potence, immaginiamo. Sì. Sì, a Potence e non ho contato proteine. Grazie. Perché altrimenti tutti questi sarebbero aggravati. Io te lo dico. Allora, sono 9 successi a cui aggiunge 1, 2, 3. No, questa è una pizzetta. Ti diamo una pizzetta. Ti viene una pizza e aggiungiamo una pizzetta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. E che cos'è? Sono 9 successi più la sua forza. Non ho neanche aggiunto la Dina. Più Potence. No, non ci posso credere. Penso che ti sia andata benino. Allora, benino. Questo va via. No, non è vero. Non ti è andata benino. Grazie. Finché non mi schianti all'istante, perché sarebbe la seconda volta che qualcuno con gli artigli mi schianta il personaggio. Come il... come si chiama? Come il vecchio il vecchio aneddoto del Rancor. No, dai. Ti ha fatto 4 danni. Appena? Aggravati. Quindi è 1, 2, 3, 4. Sei ferito, sei ufficialmente ferito. Il suo artiglio riesci fortunatamente a schivare il colpo che ti avrebbe staccato la testa, ma in ogni caso ti prende la spalla malamente e te la lascia. Bau! L'altro sarò più tranquillo. Sta parlando la tua lingua!
Cosa è diventato la clear? L'altro fa un fallimento, l'altro che cerca di come si dice, di attaccare Giovanni, fa un fallimento critico. Che ha tirato un ma non poteva fare su di me 4-1 ha tirato e nessun successo, bastardo. Però probabilmente solo il secondo fumble di tutto Vampiri, sì. Questo è vero, quindi quello che succede è che gli si fa addosso per cercare di abbrancarlo, ma l'unica cosa che fa è piantarsi la sua spada più profondamente nel corpo. Bravo Licanto, magari è incazzato, si è fatto malissimo. Ok, quanto male si è fatto? Si è fatto, allora, si è fatto molto male. Vedete il licantropo davanti a Giovanni ha un braccio a penzoloni. No, povero licantropo. Povero, ha una zampa che non funziona. Fumble contro il maltrattamento degli animali. Nessun animale vero o fantastico è stato maltrattato durante questa trasmissione. Tranne i gatti tantissimo. E poi... vediamo, fatemi un tiro di percezione. Tutti? Sì, più se volete più, no, percezione pura e basta. Sì. Difficoltà 7, neanche uno. Tua figlia? Tanto c'è di percezione mia figlia più di me, mi sa 4 più di me. Mm-hmm. Tutti i tuoi figli zero. Tutti i tuoi figli hanno altissima percezione perché hanno il terrore di venire a arrivare. Sì. 3 comunque su che cosa? 3? Sì. Allora la zampata del mannaro in Crinos è riuscita proprio a orientarti nella giusta direzione per vedere l'altro lupo mannaro, quello più esile che avevi scritto, infrattarsi sotto un cespuglio e sparire alla vostra vista nascondendosi nelle ombre. Ok. Ok, sai dov'è? Lo sciamano... Tutti insieme? Sì. Guarda... Si guarda attorno, vede te in forma di spettro, e per questo round non fa assolutamente niente. Aia io. 2. 6. 7. Vediamo se capisce cosa sei. Hai tirato erboristeria? Sì, sì. E no, carisma? Vediamo se questo è un altro... il secondo 10 che esplode fa 1. Quindi se ne va. Beh, ha fatto 3 successi, sa di cosa stiamo parlando. Vedi il suo volto lupino non particolarmente condito da un'espressione stupidita. Non l'ho visto. Tu non l'hai... Sì, no, l'hai visto. L'hai visto. Questo è lo sciamano. Era il ladro. Ninja che si è okay. Nascosto. No, vedi che ti ha guardato e... Pare avere idee abbastanza chiare. Finito. Dante? Sacco a pelo! Sì, ma cosa vabbè? È stupido. Nezumi, non proteggermi! Vai, combatti! Non ti risponde. Io scendo, un pelino. Sì. Fermatevi tutti! Accendo Majesty. Ok. Allora... Che tiro devono fare loro? Non me lo dico, no, in realtà niente, se non solo se provano a farmi qualcosa, si attiva automaticamente, non c'è tiro salvezza. Ah, giusto, sì, tiro sì. Salvezza. È vero. Loro devo spendere, mi sa, un punto di forza di volontà, guarda là perché qua è completamente diverso. Non mi ha scaricato il manuale. Aspetta, te lo dico subito. Ah no, eccolo qua. Ah, ma sai cosa ti dico? Scaricato. Tieni. Io faccio così. Perfetto. Grazie. Ci potevo pensare. Fermatevi! Non siamo vostri nemici! Ma questo è tutto da vedere. In realtà non dovevamo solo passare. Dovevamo in teoria parlare con te. Tu dovevi parlare. Maestà! Bla bla bla, faccio bruttissimo, mi guardo e mi dico, oh, quanto fa brutto! Wow, sì, wow, wow. Parte da lì le regole. Ok, devo spendere un punto di forza e volontà. Ci sono 67 righe di flavor e poi una di... Un punto di forza di volontà. Se vuole ribellarsi, deve tirare sul coraggio. È quello che ho fatto io l'altra volta con la difficoltà è 4, doventi mi dire 7. Se ha successo può agire, ma sente il peso schiacciante dell'indignazione del fratello. Fallimento, abbandona l'intenzione di compiere l'azione progettata e si prostra e umilia di fronte al vampiro.
non importa chi altri stia guardando. Durano una scena. Uno per volta. Quando tocca, vogliono fare qualcosa, però. Ah, sì, d'accordo. Beh, sì, è vero, adesso non stanno agendo. Perfetto. Figlia. Qualcosa contro di te. No. No. Beh, se vuole ribellarsi, io ho detto smettiamo di... Okay. Sì, sì, certo. Siamo, okay. Certo, certo. Ho detto non siamo qui, non siamo nemici. Non siamo nemici. Allora. E poi vi squarterò tutti, bastardi. Certo. Tua figlia... Quello che arriva al mio turno. Sì. Tua figlia... Mia figlia è sotto la Majesty. Sono tutti sotto la Majesty. Assolutamente sì. Assolutamente fare sì. Un tiro di coraggio pure lei. No, no. A meno che non si vuole ribellare. Se si vuole ribellare. Lei non vuole ribellarsi. Nel non fare niente contro di loro vuole proteggersi. Ah, ok. Ci mancherebbe altro. Quindi, quello che... Ah, no, non devi tirare assolutamente niente. Siamo nemici, guardate la mia potenza. Lei... E tremate. Lei si vede tremere. Che sta... Tremere davanti a me. lei, cioè, nel senso, la vedete... Vedete il suo fisico irrobustirsi un po'. Brava. Brava. Brava figlia. No, questo è mime. Brava figlia, attenta. Della lira cantrice. Femenina. Sono Dante del Tremer cantore. Mi dichi. Prova a sbloccarsi. Ok. Dal Magè. Io comunque ti abbraccio. Nezumi. È sotto Majesty e si è bloccato anche lui. Ecco, ecco, ti dico subito. Quando tu... utilizzi maestà, perché non è una questione unicamente visiva, parla, cioè riguarda proprio la tua gravità. Come il mio, nel momento in cui l'ho acceso, tutti hanno fatto un po' di esatto, o quantomeno si sono voltati a guardarti. È troppo Atonon nel Zumi. Non ha neanche reagito agli stimoli visivi dei licantropi che si spostavano. Cioè, sai che quando vedi un movimento fatto di botto, tendi comunque a voltare la testa. Io non la sono testa. Gatto, non faccio così. In ogni caso. Lui è fermo davanti a te. Poi è vero che è giapponese, però è un po' eccessivamente... Non si neanche girare a guardarmi. No. È eccessivamente giapponese. È eccessivamente meccanico. È eccessivamente... È farlocco. Farlocco. Penso Capitan che sia farlocco. Ti sa di farlocco. Cioè, hai già visto... Io già sospettavo. Hai già visto cose del genere. E non erano... Se me ne accorgo, allora aggiungo... I nostri nemici sono altri! Il sangue è smulto! Ramnos! Tecnicamente... Ramnos! Tecnicamente non è un loro nemico. Io non lo so. Se sanno chi è il sangue spunto, ti ridono in faccia. Sì? Com'è che mi dovevo sbloccare? Sì. Tiro di coraggio. Difficoltà 7. Sì. Forza di volontà. Forza di volontà. Per sbloccarti da cosa? Coraggio. Coraggio? No, scusa, avevo capito. Se è quello di maestà, sì. Sì. Quindi, no, perché cosa vuoi fare? Voglio sbloccare, voglio poter fare qualcosa. Tu puoi fare quello che vuoi. No, tu gli che non sia aggressivo verso i lupi. Appunto. Fa culo! L'unico che si è preso la squartata! Devi spendere un punto di forza di volontà e fare una prova di coraggio. Ma chi se ne frega il punto di forza di volontà lo spendo? Vedi? Io non potrei perché li ho esauriti tutti per fare le minchie. Ma io sono stato coraggio. In effetti io sono entrato nel no, uomo. Sì, tu hai il coraggio. Però la difficoltà è 7 ti basta un successo. Ne avevi recuperato uno. Perché mi curate così. Io in teoria ne avrei uno. Però se ve la via con l'uno. Quindi non puoi fare niente contro i lupi. Anzi, ti inginocchi e ti prostri nel mio sperto. Però attivo sì, velocità. Padrone. Attivo velocità. Sì, quello puoi farlo. Però come ti prosti e ti umilio il mio cospetto? Velocemente. Come ti prosti e ti umilio il mio cospetto? No, voglio vedere sapere la descrizione qua, finalmente è entrata. ci sta. Perché... Che poi ovviamente non è che ti inginocchi e baci piedi perché non avrebbe senso dal tuo punto di vista. Però senti che io ti sono superiore. Dante! Dante, fa qualcosa! Sono tu fuori! Nezumi, è finito! Ma dai! Non ce l'ho da qui! Ma dai! Improvvisamente sei libero! Mi colpa di testa! Beh, non me l'hai detto a me, cane. L'hai capito solo ora? Prendete un altro, non so! Non abbiamo tempo qui! No! Da libera mia, vedi che non lo perdiamo! Bene. Io comunque mi immaginavo che Severino si sedesse per terra tipo vecchio giapponese mezzo ubriaco
con un braccio sul ginocchio e dire va bene, allora sto qui. Esatto, quello era molto Angus. Sì. Scusate, so che l'avete detto 30 volte, ma io sono una creatura semplice. Come ti liberi da questa... Coraggio. Punto di forza di volontà. Coraggio. Se no non possono neanche provare. Sì, no, ce l'ha, ce l'ha. Deve spenderlo. Sì. Coraggio, difficoltà 7. Basta un successo. Ok, allora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 al massimo. 4, 5, 6 e 7. Lupi bastardi. Guardi. No, 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 non sono i lupi, questo qua è... Giovanni. 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 E alla fine blocco tutti i vampiri e non i licantropi. Very good. No, lui ha fatto un successo. Okay. E quello che fa è, cioè lui ti ascolta, però prima di ascoltarti pianta un piede sul petto del mannaro e libera la spada, ferendo ulteriormente, però la spada la voleva in mano. Nezumi non è Nezumi, dobbiamo andarcene da qui. D'accordo, si mette sulla difensiva e si frappone fra i mannari e Severino. I licantropi. I licantropi hanno un botto di coraggio, però devo spendere un punto di forza e volontà. Sì, sì, hanno tipo 9. Quindi... Non l'hanno usati oggi? Non sono mica tutti Rasmus. Allora li tiriamo uno per uno. Quello ferito, sì, questa volta agisce. Quello sano che ha colpito Severino, non credo. E invece no, per niente. No, lui chi? Quello sano che ha colpito Severino non ha passato il tiro. E questo significa che si prostra e si umilia. Lui comincia ringhiando con la testa china ad arretrare spaventato. Io lo indico, faccio: seguite l'esempio del vostro fratello. Correte ancora per un'altra notte nella foresta. Noi ce ne andremo. Poi c'è il ninja. Il ninja, tiro di più, che fa una merda. Perché ha fatto meno. 2-1. Guarda, tac e tac. Seguite l'esempio dei vostri fratelli. No, perché è nascosto, non lo vedi. Non devo vederlo io. Ma non lo sai. Ah, giusto. E poi, cazzo, infine, lo sciamano. La madonna, quanti uno stai facendo? No, però questi se ne vanno. 2-9, 3-9. Questo se ne vanno. Allora, lui ci riesce. Giustamente, è lo sciamano. Si guarda attorno e vede, dice: sottomessi. Sì, lui li vede. Sapeva perfettamente dove era l'altro. Io lo guardo. Picchia il bastone per terra e tutto a un tratto vedete. I mannari in forma Crinos voltarsi verso di lui come per un impulso pavloviano e fare due passi indietro con una voce gutturale. Ti dice: parla, spettro, hai 3 frasi per convincermi che stai dicendo il vero. Se volete continuare ancora a correre nei giorni a venire nella vostra cara foresta, lasciateci andare. Nessun sangue di nessun tipo deve essere sparso questa sera. Il sangue dei vampiri non è accetto nei territori del branco. Ce ne stiamo andando. È stato un errore venire fino a qui. Questo è il vostro territorio, noi abbiamo il nostro. Perché spargere sangue oggi, quando verrà sparso in altri giorni? Sì! Liberato. Non puoi. Okay. Ah, basta, quando sei sotto dura tutta la scena. Tutta la scena, non ti puoi mai più liberare. No. Ma ti giuro. Già. Minchia. Ustia. Ah, pensavo fosse la round. Guarda, scena. Porca troia. Aspetta, dammi no, il potere tuo è attivo per una scena. Adesso leggo. Voi non parlate intanto. Beh, comunque. Eventualmente. Abbiamo, esatto. Nel caso ti faccio valere il tiro, chiaramente.
lui guarda gli altri due. Io guardo il tizio senza un braccio. Fai una cosa. Fammi un tiro. Ho ragione io. Ma cazzo, è un quinto. Allora, fammi un tiro di intelligenza più dove sei, empatia. Poi, comunque, chiaramente, penso che Dante ne sappia più di me di Robè, di solito, di come si tratta, si parla con i mannari, cosa magari li può convincere, quindi dammelo qualche hint in caso. Allora, non ha mai... te lo dico sinceramente, Dante sa che con i mannari non si parla. Ma non aveva Majesty, okay, quando l'ha fatto. Allora, infatti, no, cioè... aspetta, senza ma... guarda, col tuo ordine lo posso fare lo stesso? Dante, nella testa. Dante, non vorrei... mi potresti dare il permesso di intervenire? Non vorrei sembrare... ti tiro quella cosa lì. Ok. Non è che ci parli. Difficoltà? Difficoltà 7. 4 successi con 2 10, però non c'ho il bonus. Non sarebbe... non starebbe parlando, non sarebbe neanche disturbato a parlare se non avesse visto, se non si ritenesse in svantaggio. Cioè evidentemente ha visto due dei guerrieri, dei suoi guerrieri che... non riescono a muoversi, uno che si è ferito malamente ha capito da come si è mosso Giovanni e da quello che hai fatto tu che non siete delle ancille e quindi sta pensando alla salvaguardia del branco, altrimenti non ti avrebbe minimamente cagato. Allora io, se sento quella cosa in mente, posso... no, devo spegnerla per tutti. Questo è il live, tutti. Sì. Ma no, hai dato i comandi. Scusa, tecnicamente gli effetti della tua maestà durano, però tu puoi dare altri comandi. Sì, chiaro. Quindi gli puoi dire parla. Lui ti dice... intanto il... mi basta che mi dici parla, eh. Faccio, tu parla, Severino. Se voi invece avete la salvaguardia del branco a cuore, lasciateci andare, non entreremo nel nostro territorio. Nel vostro territorio. Torneremo indietro. E se volete una sfida, diteci un giorno e torneremo qui. Tu cosa fai? Perché io non voglio assolutamente la sfida. Però penso che con i ligantri magari si sente meglio. Io, da quello che ti ha raccontato Nezumi, io... datemi il livello di rischio. Rischia tutto, tanto non sai che io sto cercando. Allora, tu sai che io sto cercando di calmare e tu non mi vuoi assolutamente dare dispiacere. Questo è vero. Sì, però stai calmando perché vuoi che ce ne andiamo via. Sì, qui. Se è un modo per andarcene, più che bene. Se adesso fai tenere il coso, lo spostamento planare per andare al Duomo e rimani qua per terra come un vegetale, non è proprio una gran mossa. Vincendolo un vegetale. No, il punto è che posso scegliere se puntare a tanti o puntare soltanto a uno. Sciamana. Sì. Allora. Sciamana. Se tu stai parlando... due sono cagati sotto. Sono inginocchiati davanti al potere dei Tremere! Questo è nella mente... di Dante. Lui adesso sta facendo il pagato, ma nella mente è... mi annoveremo, orre! Prima era un mendicante, ora i lupi mannari si inginocchiano a me! Tommy, da quando serve! Aspetta che adesso lo faccio esaltare. Siccome voglio... Non faccio l'olin. Voglio la tua potenza. Stai già andando di potenza. Comincio a indicare tutti i mannari che ho davanti. Era un po' metallo, questo sì. Sì. Voglio la tua potenza, Roberto. Devo accendere Majesty. No. Lo facciamo senza giornistica. Oh mamma. Spendo un punto sangue. Tanto il Tremere insieme ai gang sarebbero i migliori amanti, perché posso mandare un in frenzy. Il problema è che quello che sto rischiando di fare, perché in teoria li manda in paura o frenzy a scelta. Perché sennò posso toccare uno qualsiasi e lo mando in frenzy. Sì, mandali tutti in frenzy, mi sembra un'ottima scelta. Non ascoltare quella voce nella testa, Serino. Hai visto che prova a fare intelligence anche da... Ma che cazzo sono finito di dare? Comunque... Ah, scusa. Tu! E sostanzialmente... Sputa! Ti mette il potere dei Tremere! Così come lo devo io ora! Ora! Tremate al potere dei Tremere! Tremete! Se lo dice un genovese è uguale! Tremete! Allora, devo fare persuasione più empatia. Tribute.
Sì. Che sono 5 più 5, quindi sono 10, grazie. Mica sto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimmi che non ci sono uno, dimmi, ce n'è, c'è un 1. Solo togliamo uno. Sei sicuro di voler rilanciare quel 10? E ti do la possibilità di farlo. Io non lo rilancerei. Se ce l'hai fatta, hai tre successi. Tu stai zitto! Tre successi. Non ascoltarlo! Non ascoltarlo! Ok. Tre successi. Ok. E con quei tre successi, il tre di loro, di cui ovviamente il primo è il lo sciamano, sì, e gli altri due che ho in vista, si cagano sotto dalla paura. Ma a livello di... Cioè tu gli alzi la paura a livelli... No, è proprio il terrore all'interno di sé. Il problema è che devo riuscire a superare la Rorschach pure io. Il Rorschach è la paura in... Ah, perché anche tu te la prendi? Sì. Bel problema, demenza. In realtà però, se tu sei preso... dalla paura, più se tu sei preso dalla paura e uno immagina se ti ordina fatti coraggio, che succede? Esplodi? È possibile che il tuo cervello imploda. Potrebbe, però aspetta, allora. La prova per i lupi, allora, per resistere a questo potere, fratelli e altre creature come i lupini possono fare una prova di frenesia a difficoltà più 2. Ok, quindi per loro è 8. Per loro è 8, mentre anche il vampiro utilizza la voce della pazzia deve verificare la frenesia. Nonostante la difficoltà per resistersi sia di 1 più bassa rispetto al normale. Allora per te è 5. Per loro è 8. La difficoltà di base è 6. Quindi sì, per te è 5, per loro è 8. Ah, era quello che avevamo parlato l'altra volta, mi sa. E quindi è su autocontrollo per noi, giusto? Sì. Sì, autocontrollo barra istinto, quello che vuoi. Loro hanno... La vedo dura. C'è un 1 comunque, ma c'è un successo. Bene, due successi. Che cazzo sono? Da frenesia. Sì, non è che facessi molto, però insomma. Beh, ma non è frenesia, è paura, è quella del fuoco tipo. Sì, è il terrore, esatto. Primo, proferito. Ce la fa. No, aspetta. Sì, ce la fa. Ok. Secondo, quello non ferito. Era uno, questo era uno. Però ha fatto 3-10, che okay, è il suo ritiro, no, e non possono essere 3-1, e ce la fa. Servono un cazzo queste cose? Sì, no? No, beh, dipende. No, se le faccio io non servono un cazzo. Ma se riesce, non succede niente. Basta un successo? Un cazzo. Beh, aspetta, ma basta un successo? E devono superare la prova di Rorschach. Sì. Meno male che c'è la Majesty, che due sono cagati sotto uguale. Aspetta. Quello prima era fallita, quella che hai ritirato il 10, perché hai fatto 6. Infatti, allora, uno non ce l'ha fatta, questo non me lo ricordo, quindi lo ritiro, e non ce l'ha fatta, e ha fatto un fallimento critico. Questo era lo sciamano, no. No, questo era lo sciamano. Povero, quello era il ninja. Sì. Povero ninja, oh. Peraltro è il più pericoloso. Lo sciamano ce la fa, fa due successi. Sì. Allora, quello che succede è che quando tu dici questa cosa, quando punti il dito contro il cespuglio che l'avevi visto tu, ti ricordi? Sentite cri, e questa cosa è enorme, teoricamente, come si dice, pericolosissima, che si vuole con la letteralmente tra le gambe. Esatto, con la coda letteralmente tra le gambe. Segui il tuo fratello, perché io sono abituato a parlare dei fratelli. Segui il tuo fratello, non ripeterò questa offerta un'altra volta. Lui guarda il suo guerriero ferito da un braccio, guarda Severino ferito alla spalla, però c'è davanti, dice, Giovanni, sì, dice: io questa sera vero, non c'è che squadra che sta abbassando un attimo, cerca di attirare l'attenzione. Basta! Ok. Non detto, basta, smetto, però se lui mi ha cagato abbastanza. Sì, ho detto dopo. Cosa succede? Che sei? Cosa stai facendo? Follia assoluta. No, ma è un altro round. Ah, perché avevi fatto velocità prima. Ah, giusto. Infatti sto facendo una cosa di epico, tipo il sangue è stato scambiato. Parla velocissimo. Questo per il sangue, ma lui va velocissimo. Va di bau bau bau.
parla come Ben Neri. Bau bau bau. Bau bau. Si vuole bene, in realtà, non si vede male. Però... che tra l'altro se adesso scappano tutti io gli dico a Giovanni di farla a pezzi lo sciamano, poi vediamo. No, allo sciamano, sullo sciamano, sciamano, bau, bau, sullo sciamano, okay. Esatto, perché mi serviva che mi cagasse. Bau bau bau. Ah, si è girato verso di te, okay. Stava cagando te altrimenti. A costa del segmento con i cani ti dicono usa il nome. E non lo so il nome. Però come per attirare l'attenzione sul lupo mannaro è perfetto. Allora 2-1. Difficoltà pari alla sua forza di volontà. Follia assoluta. Sì. La sua forza di volontà? C'ha un in meno perché ha dovuto liberarsi dalla maestà. 8. 8. I tiri su forza di volontà si fanno sul tuo punteggio totale e non su quello. Ah, esatto. Ah sì. Allora 9. Un successo. L'ho bene. Letto proprio prima che stavo guardando forza di volontà. Bene, va benissimo. Quanti cazzi tuoi? Sta giocando per minchia, ma quanti io sono il malvagico. Perché mi hai tolto tutti questi? Perché erano 2-1 e 2-6. Okay. E 2... Vabbè, comunque, per un turno ha 5 alienazioni mentali gravi. Cosa? A scelta del narratore, però, Bene. Gravi, gravi cos'è? Tipo... No, gravi non è indicato. Qua dice le alienazioni mentali perché effettivamente nel... qua non indicava. Per un turno soltanto, perché ho fatto un solo successo. Bene. Se no, tipo, se riusciva a fare 4 successi era per un mese. Era bello per un mese, non ci tornare lì completamente pazzo. 4, 5, scappate, fratelli, di sangue in combe! 10. Si trasforma in quinto e salta via. Metà. Comunque, c'ha metà delle cose mentali che ci sono sul manuale. No, ma sì, ci sarà. Cioè, personalità paranoico, personalità multiple, si figurati. Cioè. Però c'è anche megalomania, animismo sanguinario, isteria. Fammi vedere. Capisci? Fammi vedere. 217, se perdi il segno. Devono essere di ruolo queste cose, vediamo. Allora. Se posso infilare i bastoni tra le ruote. No, sulle regole si sta. Beh, paranoia sicuramente. Questa era perché si era bulimia. Isteria. Fuga. Fuga. Animismo sanguinario. No, questo non può essere, non è applicabile ai mannari, perché è una cosa per i vampiri. È la questione del fatto che puoi fare diableri per forza tutti. Beh, magari vuoi mangiare per forza tutti. Sì, allora mi piacerebbe, ma in realtà lui si sente molto in difetto, i suoi compagni di branco sono scappati, lui è in inferiorità numerica e quindi se si deve cagare sotto si caga sotto, cioè, ma sommato l'avete fatta se bene. Posso insistere su questo fatto, lui non si sta cagando sotto, è semplicemente diventato pazzo. No, infatti, lui il tiro su paura l'ha passato assolutamente. No, aspetta, quindi la cosa prima, più negativa per lui in realtà non sarebbe scappare. Sarebbe allora, rimanere qua. Quindi se vogliamo proprio fare la cosa negativa per il lupino è rimanere. Perché poi rimane da solo. Beh, dipende, perché se c'è così, ma la paranoia, eccetera. Allora, io lo farei diventare sicuramente paranoico. Io fuga. Paranoico qua vuol dire che i compagni se ne stanno andando, non l'aiuteranno a scappare. Esatto. Avevano già un piano. Ero d'accordo con i vampiri. No, vabbè, la prima cosa se che durava fa... un mese che dannacelli che faceva. Allora, durante questo sì, allora, durante questo round lui si trasforma in Krynos e si allontana. E quando vede e quando gli altri due lo vedono allontanarsi fanno per scappare. Beh, i due bloccati però. No, si sono prostrati e non possono, lui ha detto di non attaccare, però scappare sì. Anche perché lui ha detto andatevene, lasciateci in pace, noi non dobbiamo prendere le palle. No, ma difatti io se vedo che se ne stanno andando tutti, io già inizio e mi inizio a dirigere verso Mediolanum. Prego. Che dolore. Quella non guarirà presto. No. Andiamo. I gravati non guariscono, vero questo? Veloci! Io sono veloce. Tu io guardo lui. Aia. Chi è questo? Aia. Questo è Giovanni. Aia. Io posso correre il più velocemente possibile. Aia. Anche con un carretto alle spalle? Lo fa diventare un mulo? Quest... Majesty è ancora accesa. Rispondi sinceramente. Con la scena. Rispondi sinceramente. Sì. Posso evocare un mezzo di trasporto, ma sarebbe inutile se saremmo solo più lenti. Intanto inizia a andare. Sì, sì. Ma no, ma cosa sto dicendo? Non reggerà mai, si spaccherà. Siamo su una strada dissestata. Se corro come corro con un carretto sulle spalle, non facciamo 10 metri. Qualcuno mi porta a spalle. Cammino. Sì, al braccio. Inizia a andare. Dovrei passare da qui. E io, nel frattempo, mi spendo
3 punti sangue, 4 punti sangue e mi alzo la destrezza a 7. Ok, esatto. No, puoi alzare al massimo a... Sono di settima generazione. Appunto, mica è 7. Era come l'altra. Come l'altra volta, ne avevo segnati 4 in più. Vediamo qual è il... dura una scena comunque. Sì, dura la scena. Sì. Comunque, la scena Majesty è finita nel momento. Ah, no, però è vero, però è vero. Se fossi rimasto di... sesta, hai detto? Settima. Settima, sì, 6 più 1, 7, hai ragione. Sì, sì, puoi. Vabbè, ma in questo caso una scena può essere il ritorno a Mediolanum. No, ma scusa, ma aspetta, no, il tuo potere, quello non è un potere che dura scena, è un potere che dura ore. No, la velocità, no, l'aumentarsi la destrezza. Sì. Non li perdo se poi la generazione. La generazione, io non mi ricordo quanto. Sì, ma io ce l'ho ancora, mi durava tipo 2 ore. Ok, allora puoi farlo. E se poi la perdo, mi rimane comunque la destrezza. No, è che non posso spendere. No. Sì, non mi pare. Non te lo torni giù perché è il limite massimo che puoi tenere. Allora è inutile per un'ora. Cioè, torni a 6. No, torni a 5. Sì, no, a 6. Torni a 6. Ah, allora ne spendo 3. Torni a 6 perché il limite massimo è livello più 1. Ne spendo 3 e corro. Tu? Allora, Giovanni è partito come un fulmine. Comunque, dopo qualche minuto finisce il Majesty. Perché è finita la scena. Sì. Cioè, sì, certo. Ah, c'è. Mia figlia? Non ti sta dietro. No, però corre. Sì, certo. Sì, suoi. Impari a correre. Io sto dietro la tua figlia e faccio figliola. Figliola, dovremmo passare da casa mia un secondo. Non vorrei sembrarti. Io non vorrei deludere di nuovo, cioè non vorrei fare arrabbiare. Ma tranquilla che non fai arrabbiare il tuo sire, tranquilla. Te lo dico io. Abbi fiducia un po' in un anziano. Tu considera che loro di base, tutti i miei figli, no, tutti i remember del coso, hanno non fidatevi assolutamente di Severino. Dobbiamo andare a casa a prendere una cosa che servirà al tuo sire. Tipo la poltrona. Tipo. Sarebbe, cioè, perdonami, ma... È un oggetto che sto tenendo da parte da secoli, probabilmente tornerà utile oggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarebbe proprio occulto. Appunto, spotto. La fiducia. Perché l'hai tirata tu? Non devo tirarla io? Ah, sì, meglio che la tiri tu. La 12-1. L'ho detto quando ho visto gli 1. Quanto bastardi. No, non l'ho visto dopo. Più o meno. Era in diretta. Un po' meno quando fai. No, ma è giusto. Tasto carta è forbice. È giusto tirarla tu. Spepem. Difficoltà? 8. Ah, non 6? No. 3 successi. Va bene. Se non erano 6 successi, sarà 7. No, successo è successo pieno, questo significa che aveva sentito la storia, bla bla bla, c'è qualcosa con risvegliato? Sì. E comunque hanno pensiero indipendente loro, non mi devono deludere. No, ma mi ricordo, ma... Non mi devono deludere. Avete il libero arbitrio, però sono stato un peccato. Avete il libero arbitrio nei paletti che vi vedo. Me ne pentirò, andiamo. No, tranquillo. Mi hanno detto più di una volta questa cosa. Tranquilla? Andiamo. No. Niente. No. Andiamo con... Non ho capito. Sono confusa. Zitti almeno fino a quando vai abbiamo casa tua. Saresti un'ottima mano. Io nel frattempo, mentre corro, sto pensando a tutte le cose tecniche, ma se andassi volando in alto e costruissi un aliante, andrei più veloce. Però in realtà continuo a correre. Nezumi. Scusa, sono arrivato anche a te. Perdonami, ma... No, va benissimo così. Così ho potuto fare il puntiglioso sui cazzi degli assolutamente altri. Assolutamente sì. Adesso facciamo il puntiglioso a lui. Allora, dimmi ben bene come ti muovi, come sei, se hai attivato delle discipline. Cioè... L'unica disciplina che avevo attivata e che avevo attivato già l'altra volta è oscurazione. Ok. Il massimo che potevo fare da 5, che era sì, che sì, proprio faccio il... Loro non percepiscono la realtà come sì, ma come loro escludono te dalla loro percezione. Esatto, esattamente quello. Ma in quel caso, lo discutiamo con Claudio, le perline da macellaio ti giustifichi che si muovono da sole? Sei il primo livello? No, l'ultimo. Aspetta, allora, sei il terzo livello? No, non le giustifichi. Sei il quinto livello? Tu escludi la percezione della sua presenza, non della sua immagine. Quindi le perline non si muovono. Perché lui non c'è. Per te non si muovono. Per te non si muovono, esatto. Che è una cosa fighissima. Però se le spacca... Nemmeno. Cioè, tu le vedi ancora spaccate. No, non le vedi spaccarsi. Vedi a un certo... Cioè, le vedi intere, quanti volti, vedi qualcuno le rotte. Che potrebbe essere abbastanza per una persona che conosce bene l'oscurazione. E per farti vedere quanto di ame Ravno, io e Manto adesso ce ne andiamo mentre gioca Claudio. Guarda da solo, stronzo!
Allora, tecnicamente devo fare una prova di carisma più furtività. Uh-huh. E la difficoltà è pari alla prontezza più sesto senso della vittima. Utilizza la somma più alta in un gruppo. Ottimo, perfetto. Quindi tirerò 4. Devo tirarne 6. 2, mi spiace. Io lo, la difficoltà non lo so perché tu devi tirare. Ah, ok. Il numero di successi? Cioè, scusa, hai detto è pari alla percezione, è pari a prontezza più sesto senso, no? Ah, proprio prontezza più sesto senso. 7. 7, quindi sono... Anzi, dimmi successi con 7 e dimmi successi con 9. 2 e 1. 2 e 1. Allora è un successo normale per alcuni ed è un successo marginale per altri. Questo vuol dire che non sono completamente invisibile. Sì. Dimmi il 2, non ti preoccupare. Non sono completamente invisibile, sembro comunque una figura indistinta e spettrale. Ok. Se vogliono seguirmi devono fare un tiro di percezione più sesto senso a difficoltà 8. Ok, giusto per sapere, a 6 quanti successi avevi fatto? 2. Ok, perfetto. Beh, mi semplifichi la vita, perfetto. 2. E dato che non sto facendo nient'altro se non camminare e basta, sì. Uso allo stesso tempo anche presenza inosservata. Ok. Dato che non devo spendere punti, certo, per farlo. Il che vuol dire che finché non iniziano a venire a cercarmi, non devo tirare nient'altro. Intanto loro hanno fatto un fallimento critico sulla prova per cercare di seguirti. Ottimo, quindi. Va bene. Allora, dato questo fallimento critico, io ti dico che tu, sapendo già dove era e come raggiungerlo... Io entro... Sei provato. Provatissimo. Ho un solo punto di forza di volontà. Bene. Ho 2 punti sangue. Io sono allo stremo delle forze. Tu non sei a 2 punti sangue. Sì, perché io ne ho solo spesi da quando abbiamo iniziato questa campagna, non ne ho mai guadagnati in nessun modo. E poi c'è il cambio di sangue. Sì, no, sì, no, 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 aspetta, aspetta. Invece sì, tu ne hai guadagnati perché tu, nella seconda puntata, hai tagliato la testa tantissimi vampiri. Ah, questo è vero. Quindi tu lì, senza bere, ti sei rifullato, perché tu... Ah, e allora non ho mai usato punti sangue dopo, perché sono partito con 3. No, esatto, tu ne hai... Aspetta, tu, te lo dico subito, tu ne hai 20. Ok. Ne hai, sì, arrivi... Sono solo molto stanco della vita e della non vita. Sì, 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 le palle. Anche basta. Sono anche disturbato molto da Dante, da Severino e da tutti i loro piani per impedirmi di arrivare fino qua. Allora, sei riuscito, ed è stata una fortuna che fosse, che siano andati a fare quel ride, perché la fame stava cominciando a... Cosa in più? Sì? Mi guardo intorno perché so al 100% che sicuramente Ikram non è andato con loro. Ok, prego, fai una prova. Allora, tu hai appena letto la... come si dice? Dimmi prima di tutto qual è il tuo valore... Il mio valore era di... Era percezione più... più sesto senso. Più sesto senso. Sesto senso in inglese sarà... Non te lo so dire, aspetta un attimo, dammi la scheda. Dammi. Aspetta, prendo quella di Dante, così. Va bene. Leggere la tua. No, scusa. Oddio. Secondo me è alertness. Ah, alertness, sì. Alertness. Ok, allora è 7 la difficoltà. Ha fatto 1, 2, 3, 10, 1. Tutto questo, quando sta accadendo? Lui ha fatto 3 e... Mentre noi stiamo ancora combattendo con i licantropi? Sì, assolutamente sì. Perché poi dimmi, appena io mi libero, mentre corriamo, la prima cosa che faccio è provo a convocarlo. Okay. Non c'ha tempo di lancio. Giusto. Quindi 3 successi. Vabbè, io comunque mi guardo in giro e vado lentamente e cercando di evitare tutti quelli che potrebbero comunque vedermi. Dove ti dirigi? Mi dirigo
di sotto, dove sono stato a fare la guardia al Gangrel. Ok, allora, innanzitutto tirami una prova di percezione più investigare. Difficoltà 8. Zero. 9911. Zero spaccato. Bello. Okay. Sti cazzo di dadi. A questo bello punto. Il sistema. Hai tirato 92 dadi. Sì, 92. Tirami. Quindi. Sesto senso più spirito, prontezza di spirito, quel che è. Wiz. Anche questo ha difficoltà? Questo segna. 7, poi ho fatto 1, 2, 3, 4. 4 successi. 4. Sì. Un tremer non delega completamente a delle ancille la sicurezza del Sancta Sanctorum. Non hai idea di dove possa essere un'eventuale trappola, ma sai che c'è. Gargoyle. Ti descrivo quello che vedi. Mm-hmm. Tu sei arrivato nella cripta sotto al, cioè, nella prima cripta del Duomo. Mm-hmm. Non sei ancora entrato in quella stanza con le vergini nere che guardano la Vergine Bianca. Che poi dà sul Sancta Sanctorum vero e proprio. Sei in una stanza circolare con un colonnato e una scalinata che gira attorno alla stanza che va verso il basso. È tutto fatto di pietra e a una prima occhiata, guardandoti attorno, non hai visto segni, rune, glifi, non hai ancora notato niente. Se c'è qualcosa che vuoi... Se, dimmi quello che vuoi fare, che può essere vado dritto, mi guardo tutto, quello che vuoi. Allora, io non ho ancora notato trappole né niente, è vero, ma cerco di ricordare esattamente i passi che aveva seguito Dante quando lui è venuto di sopra a prenderci e poi ci ha riportato di sotto, quindi quando è tornato di sotto non avrà disattivato le trappole in maniera plateale, ma sicuramente ce le ha fatte evitare in qualche modo. Ti passo due cose, cioè nel senso ti do una scelta: o fai un tiro di intelligenza più recitazione per, come si dice, per agire come aveva agito lui, quindi per ripercorrere i passi come se fossi un attore, oppure fai un tiro di intelligenza più investigare. Sempre l'isteria. più politica. Larceny. Tecnologia. Fai un tiro sotterfugio. Di coraggio. Sotterfugio. Sotterfugio più intelligenza. Direi che ne tiro 9. So che sei indice del fatto che... So che non è un valido. Ciao, metro. Ciao Pietro. Difficoltà? Quanti giorni fa è successo? Ieri. Sei. Un 1 ce lo devo mettere per forza. E vabbè. Però comunque ho fatto 3 successi. 3 successi sono sufficienti. Non hai assolutamente la certezza di che questa cosa ti metta in sicurezza, però ti ricordi quello che ha fatto, ti ricordi come si è mosso, ti ricordi quali sono i passi che ha fatto, ti ricordi che a un certo quali sono approssimativamente i punti del muro che ha sfiorato con la mano, quindi ti ricordi il corso delle sue azioni. Le rifaccio assolutamente così, affidandomi alla mia memoria. Perfetto. E sperando che non ci siano altre cose nascoste. L'importante è anche che possono partire gli allarmi, basta che non parta una palla di fuoco. Certo. E comunque se ci sono cose nascoste non le so neanche io.
E comunque io non gli ho mai visto usare palle di fuoco, quindi sono abbastanza positivo su questo fatto. Ho dato per scontato che tu non avessi delle gambe, cioè nel senso io ho messo anche delle protezioni. Allora, al massimo ci sarà della telecinesima. Fammi Gargoyle. Ecco, mentre sei a tante affascinate allora, Gargoyle, mentre sei stai ripercorrendo con calma i suoi passi, fammi anche un tiro di percezione pura, percezione o se più percezione più stesso senso se vuoi. Solo se vuoi, eh. Beh, sì, direi di sì. Sono 7. Difficoltà? Difficoltà 7. 3 successi. Senti da sotto. Posso fare il pignolo su una cosa? Sì. Lui quando è che se n'è andato da noi? Dalla strega? Sì. Quanto ci ha messo dalla strega a arrivare a Mediolanum? Nel momento in cui voi stavate parlando con i Mannari, lui stava entrando dalle porte. Ok. Perché teoricamente il combattimento con i Mannari sarà durato quanto? 30 secondi? Sì, è durato molto poco, hai ragione. Un minuto. Sì, è vero, però convocarlo, hai ragione tu. Mm. Sì, sì, sì. Fai il pignolo. Ok, hai fatto bene, sì, sì, sì. Io ho fatto il pignolo con voi. Ci mancherebbe. Prova a richiamarlo. Devo fare, non c'ha tiri, è solo mio. Punta sangue. Devo fare una prova di... Allora, lui era stato preso dalla mia Majesty nell'Elysium? No. O l'hai passato? Non mi ricordo, ma mi pare di aver passato. Allora, anche in realtà... Lui perché aveva... se il mio ascendente ha già avuto effetto su di lui, la mia difficoltà si è abbassata tantissimo. Mettiamola così, tu non lo sai perché lui si è comportato... No, ma per la difficoltà. Aspetta. Ah no, allora cambia la difficoltà. No, la risposta è no, lui aveva resistito. Sì, era... però ti è dimostrato rispetto. No, perché la difficoltà è 5. Se... Lui era già stato vittima del mio ascendente, era 4. No, no. Quindi io tiro carisma più sotterfugio, quindi 4 più sotterfugio 3, e il numero di successi dicono cosa succede. Difficoltà 5. Fammi gioco tutto. Io richiamo, perché qua dice di richiamare qualunque persona abbia mai incontrato. Infatti tu chi richiami? Io sono sicuro che non aveva funzionato su Zlatan. Esatto. Quindi richiamo... Nezumi, no. Non ha nome, richiamo la creatura che ho avuto insieme per tutto questo tempo nelle visioni. Potrebbe non funzionare, ma se su strada non funzionava. Certo. Che schifo. Però questo è un 10. No, no, sono 2. Cos'è che hai detto che hai tirato? Sotterfugio più carisma. Cioè, hai qualche focus su uno dei due? Ok. Sotterfugio più carisma... Due. Questo era un 7 o l'ho girato io? No, l'hai girato tu, era un 3. Quindi due successi. Viene, è riluttante e viene facilmente distratto dagli ostacoli. Ok. Se era un successo lentamente è tra... È tra... impiegato che ha Facebook disponibile. Esatto, sul computer. È una guardia di tempo. La difficoltà, esatto. Per dire, è tra... Il soggetto arriva lentamente esitando a... Arriva a velocità ragionevole. Ok, perfetto. Poi c'era 4 in fretta superando un impedimento, 5 successi, era si precipita affrontando qualsiasi cosa incontra. Un drago, un drago. Aiuto, ho visto un drago. Un drago, un drago. Mi giuro, ho visto un drago. Ma adesso non cambia niente. Quindi sappiamo chi è. Ma tu sai se sappiamo chi è. Tu sai se ha avuto successo. Noi giocatori sappiamo chi è. Teoricamente sì. Ti rendi conto che non hai sbagliato niente, ma il richiamo non ha avuto effetto. Però non ha avuto effetto neanche su Zlatan. No, appunto. Quindi è inutile. Sì, ma lui è sicuramente Zlatan. Perché... O magari l'illusione non funziona così e quindi io richiamando Nezumi la cosa non funziona. È possibile. Sì, cioè per me non è un problema, vuol dire che non si può richiamare. No, esatto. Sia esatto, che sia Nezumi, sì. Sia che sia l'altro. Non si può richiamare. Ok. E allora mentre sto correndo faccio dannazione e continuo a chiamare. Scorre la rubrica. Dove cavolo è? Sarà lui? Segreteria telefonica. Questa è la segreteria telefonica di quel porco del Ravnos. Io mi avvicino lentamente e silenziosamente a questo. Pare non scattare niente. E nel momento in cui tu riesci a vedere il centro del Sancta Sanctorum, trovi Ikram con la vena aperta che ti guarda dicendo: scusa, da solo non pensavo ce l'avrei fatta. E il Gangrel che si sta alzando.
Io mi immagino in ombra che si alza e comincia a vedere attraverso le torce gli elementi. Iniziativa, a meno che tu non voglia, cioè hai una frase, poi iniziativa. Sì, intanto di iniziativa ho fatto 3. Figlio di puttana. Allora, l'iniziativa ho fatto 3. Sergei comincia ultimo perché si sta ancora alzando. Mentre invece lo zla, la, bravo Ikram, che cazzo ci fai, mio Santo Santone? Non è mai uscito. Entra, cioè non lo so, no, tecnicamente lui non è mai uscito, però ok, peggio. Detto questo, tipo entrano soltanto gli anziani con oscurazione 5, cioè nel senso non è che entrano tutti sì, sì, ma devono rinnovare le protezioni, dovresti fare delle cose contro l'oscurazione, tipo la tendina con le perline. Esatto, in realtà ne ho trovata una anche per oscurazione 5 più. Funziona solo sulle creature o anche sugli oggetti? Guarda che è difficoltà 4, ricordi? Sì. Ah, ti ho fatto 3 successi? Funziona anche con gli oggetti? 12. No, perché gli oggetti non hanno una percezione. Ok, quindi fai semplicemente una stanza che chiunque entra, se non ha fatto una cosa del genere... Si chiamano trappole. Sì, è una mega trappola. Lui ne ha fatti 9. Ma adesso non è una Madonna. Moriranno un sacco di... Moriranno un sacco di... Moriranno un sacco di bota in questo... 9. Successo. Quanti dadi ha tirato l'iniziativa? È una sombra. 9-10. No, è una samita, non è una sombra. Ma l'ha visto anche tu? Sì, sì, sì. Il Master Nombara, lui non interessa. Allora, no, gli sta bene. Il Master Nombara in genere, però non gli interessa lo stesso. Cioè, questa volta non è stato così. Cioè, che ti devo dire? A 4. La differenza è che il Master comunque tende a fare sempre più successi di noi. Sì, vabbè, ma quello a prescindere dal sistema e da chi è il Master in quel momento. Beh, tu c'hai cose particolari. Vampiri, manuali, assamiti. Ok, allora. Solo con i critici io. Affanculo te, tuoi critici in merda. Durante questo round, destra e sinistra, lui fa dei passi, come si dice, si sposta indietro. Io comunque non ho ancora detto e fatto niente, quindi sono ancora oscurato almeno per il Gangrel. Sì, 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 assolutamente. Lui t'ha visto con le prove prima, ma il Gangrel si sta svegliando. Stavo dicendo che lui si mette il Gangrel fra te e lui, tira fuori le lame a due pugnali di quelli ricurvi rituali. Ravnos, infame, e per te sono le lame. Con un movimento flessuoso si taglia con le lame gli avambracci e li intinge nel suo sangue. Basta. Maledetti assamiti. Io ho una domanda da farti. Mi dica. Quanti punti sangue posso spendere? 3 a round. Ah già! Sangue smunto! Gliel'avevo detto su Telegram, sì, però no. Allora, bastardo! Grazie. Dunque, io spenderei a questo punto i miei 3 punti che posso spendere questo round per aumentarmi di 2 stamina, che così arrivo a 6. Ok. E di un altro ancora, forza, così arriva a 6. Va bene. Ma tu stai andando la scala di Nezumi? Sì. È un... L'abbiamo circa modificata di conseguenza, ma sì. Sì, sì. Le caratteristiche erano proprio le sue. Ha una differenza di funzionamento sulla spesa dei punti sangue, sul guadagno dei punti sangue e sulla generazione. Peccato che non ho insegnato ai miei accoliti a nessuno Majesty, perché sennò arrivava qui, lui c'era 0 punti di forza e volontà. Inchinati, ok! Allora, inquinati. E prima di fare qualunque cosa, aspetto di vedere se Sergei mi vede o no. Ok. Perché non mi butto a pesce. Ma se tu attacchi ti scopri di invisibilità? Hanno la prova, invece finché io sono oscurato, okay, lui non sa nemmeno che sono qua. Però tu lo puoi attaccare, se falliscono la prova non sanno cosa li ha colpiti. Si vedono una presenza più o meno spettrale. Copione. Più o meno spettrale. Sergei si alza, si guarda attorno e Ikram gli dice: abbiamo un nemico da combattere, tu sai che ha bevuto il suo sangue, quindi avrà sicuramente almeno un livello di vincolo. E Sergei si guarda attorno con la sua bella percezione più sesto senso, se non mi sbaglio. No, era percezione più sesto senso? Era percezione più sesto senso, ma era la difficoltà del mio tiro. Che era 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, nel senso che io dovevo tirare con la sua percezione e sotterfugio. Ah, scusa! 7. Perdonami, io mi ricordavo che una volta che avevi tirato... Ah, beh, giusto, però adesso questa persona è nuova, giusto, hai ragione. Allora, io dovevo tirare
sotterfugio e carisma. E carisma. Botanica uno. Più no, due. Quindi successo. Come prima. Lui comunque, se vuole provarci, se vuole vederti... Ha la prova per vedermi di percezione più sesto senso. Sesto, esatto, che è sempre questa. A difficoltà 8. Allora, aspetta, tutto dipende dal fatto che io non faccia di nuovo 2-1 con questi 10, cosa che non escluderei. No, non ho fatto 2-1 con i 10, quindi ti ha visto. Purtroppo ti ha visto. Perché purtroppo? No, nel senso, io faccio per i giocatori sempre. Sergei, fallo a pezzi. Ma va. Ti dirò. E Sergei si volta verso il cranio. Mi rendo conto che Claudio è riuscito pure a invampire l'oggetto magico. Si volta verso il cranio e gli fa: ma io non conosco quest'uomo. Anzi, ma io non conosco questo stronzo. Anton, ci sei? Anton, rispondi! Eh? E muovi il culo! Ma che c'entra il coso? Amico tuo! Oh! Male, malissimo! Ecco! Ok, bravo. Papà arriva, però che no, coincidenza no. Proprio in questo momento. No, va bene, dai, ci sta. Beh, no, non tanto coincidenza, perché quando si è svegliato Sergei, lui ha sentito che Anton si svegliava. No, mi ho aspettato per quello, non è che se non avesse svegliato Sergei io non potevo ricontattarlo. Io che avevo aspettato di vedere che cosa faceva Sergei. Sì. E vedo che Sergei si è risvegliato, ma sarà ancora debole. Immaginiamo, perché si è appena risvegliato. Beh, non avrà neanche una enorme quantità di sangue. Meno che il grano gliene abbia dato di 15. Ma nel caso, esatto, cioè. Ma è più facile uccidere prima il gangrel debole di livello basso che un anziano assamita. Ma ti giuro? Occhio che Sergei era un'ancilla quando voi eravate ancille. Non sai quanto è rimasto in torpore, però. Però adesso è comunque... più debole di Ikram. No, era il di livello basso che vince, cioè nel senso. Sì, no, ok. Sicuramente più debole, probabilmente più debole. Però tu sai anche che Ikram, quando ti ha incontrato con la spada la prima volta, un po' di caga ce l'aveva. Beh, Ikram non avrebbe svegliato il gang se non avesse avuto caga. Ma gliel'avevo detto, gli ha detto: guarda, da solo non ce la facevo. Da solo non ce la facevo. Ma nel frattempo, allarmi, niente. Lascia Ikram. Mi sa di no. Quindi, tiro per l'allarme. Adesso che so che tutti e due mi stanno vedendo, sfodero la spada. Amano Murakamo. No, la chiamo proprio. Tu hai due lame, ma io ne ho una sola. Più grossa. Pluk. E mi muovo per attaccare Sergei. Va bene. Prego. Allora, sono 4, 2, 6. Ho aperto il teletrasporto. Dovrebbe essere il quinto di Motus. Hai ragione. O no, il quinto. Quattro. Di quello che crea gli oggetti. Ah, sì. Come si chiama? Allora. Meccanus. Lego tecniche. La difficoltà è 7 dell'attacco, vero? Sì. Io ho fatto i 5 successi di Potence. Più. 1, 2. 5 Potence. 3 e 4. Bene, 9. Quindi sono 9 successi. Come il Manaro. Sono 9 successi. Sì. La spada fa forza più 2. Mi senti? Fa forza più 2, quindi sono 5, 6, 7, 8. Sì. Cosa state dicendo? Dai, tu tira. Il calzone golem. Non quello che leggo qui. Sì, il golem di calzoni. I calzoni da mangiare, per i danni la difficoltà era sempre 7, quindi sono 2, 3, 3 danni. 3 danni. Ma non un momento, per i danni non c'è l'assorbimento della costituzione? Calma, chiedo. Calma. No, perché mi serviva a me. Ah. Per prima. Ah sì, giusto. Ah no, sono aggravati. Aggravati non assorbi. No. Gli aggravati li assorbi solo con la robustezza. Solo con quello, ok. Infatti, che neanche li assorbi. No, puoi trasformarli in normali con robustezza e poi li devi assorbire. No, il discorso è che puoi tirare per assorbirli e poi li puoi nel caso curare.
Allora, scusa, tu mi hai detto che hai fatto? 3. Allora, lui ha 3 di robustezza e quindi può tirare, perché i tuoi danni, sappilo, sono tutti aggravati. Ah, sappilo. Allora, Potens però ci dice anche che nei combattimenti di mischia e rissa i successi automatici si aggiungono a quelli ottenuti nel tiro per i danni. Quindi infatti sono 8. Sono 8. E lui continua ad avere 3 di robustezza. No? Sì, 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 era 3, non era 4. Meno male che non l'ho visto uno? Sì, niente, non lo so benissimo. Mi viene quasi da dire, meno male che non l'ho convocato. 9 danni aggravati. In tutti questi anni. Quindi tu recuperi 3 punti sangue. Che erano quelli che avevo speso. Affanculo. 9. E non ce la facciamo arrivare in tempo. 3, 4, 5, 6, 7. Ci vorrà un'oretta. Gli tagli la testa. Fuoh! Ma, aspetta, gli taglio la testa, rinfilo la spada e la testa ci mette un attimo a cadere dal collo. E tu senti... Tu. Esatto, ai... Silenzio. Era un aio, ma... Anzi, prima di rimettere dentro la spada, prendo un lembo della veste e pulisco la spada dal sangue del gangrel rimasto. Perché non vorrei mai che il sangue dei Mancav facesse qualcosa. Dici, per sicurezza, giusto in tempo per vederti piombare Ikram addosso. Lo senti sibilare, tutto quello che mi serviva era un po' di tempo. Sì, signore. Sì, sì, adesso lo decapita di nuovo. Vediamo, 2, 3, 4, 5. No, non Ikram. Io. Vabbè, io posso usare Serpentis. Allora, Serpentis. Con il primo attacco ti fa 1, 2, 3 successi. Questo significa che si vanno ad aggiungere la sua forza. Non è vero, questo è il danno dell'arma. Pugnali fanno 4 più 2. Scusa, i pugnali fanno più 2, più 1, se non mi sbaglio. Vai a vedere. Adesso te lo dico subito. Ah, ma perché questo dovrebbe averlo qua? Segno qua. Anche perché trovare gli oggetti sul manuale dei vampiri non è facile. Eccolo qua. Armi, 198. Cioè, è qua. No, quelli sono le pistole. Coltello, forza più uno. Forza più uno, esatto, era giusto. Quindi un, due, tre. Difficoltà 5 comunque. Ah, beh. Ah, sì? Eh sì. 5, 6. 7, 8. Questo è un 10. Bene. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 danni aggravati che puoi assorbire con robustezza tirando ovviamente. I 3 dadi di robustezza, immaginiamo. L'hanno migliorato Regomotus, è stato un pelino più veloce. Perché posso correre mentre volo. Ah, ok. Velocità di corsa. Beh, cavolo. E visto che non devo salire così, vado un po' più spedito. Adesso faccio un momento Wikipedia. Sì. Per il tiro del danno, suppongo essere, però potrebbe essere anche per l'attacco, la difficoltà varia al variare dell'arma impugnata. La difficoltà per la spada... Quanto meno potremmo dirla per il danno, perché qua dentro è 6, non 7. La difficoltà per il coltello è 5. Ok, infatti ho tirato di conseguenza. Per l'ascia è 7. Ok. Però a questo punto mi sto chiedendo invece l'attacco. Vabbè, faccio. Quindi, io ho 3 di robustezza, tiro 3 dadi. Vediamo quanti assorbi. 2. Ok, quindi sei fatto... Beh, segnati le ferite. Ma arriva un secondo attacco. Attacco! 3, 4. Ti ha fatto velocità? Sì. Quant'è che mi aveva fatto? 6 meno. Meno 2. Meno 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io direi che il danno cambia, ma l'attacco rimane a 7 come difficoltà. Per evitare escalation. 1. 2, questo va via, questo si ritira,
Tra l'altro, le armi nel Medioevo facevano evidentemente molto più male. Sì. Evidentemente? 4, 1, 2. Sì, perché la spada nel Medioevo faceva forza più 4, non forza più 2. 8. Beh, qua in realtà è forza più 3. Quindi non, beh, non so dire. Comunque, ragazzo. Niente, ho tirato di nuovo 2-1, quindi siamo di nuovo a 6. No, 5, scusa, 5. Minchia. 2. 2 su 3. E te ne fa altri 3. Che sono livelli di... Sono livelli di salute. E tecnicamente sono incapacitato. 6 giù. Aspetta, sei oltre a quello? Sei, no, esattamente, sono esattamente su quello. Vedi bene di curarti se vuoi spendere dei punti sangue, perché altrimenti il round dopo vai giù. Sì. Io nel frattempo, vedi se sto andando, spendo un altro punto sangue. Eikram. Eh beh, è un assassino. Sai, spendo un altro punto sangue, cerco di forze volontà e provo a abbassarmi la generazione. Perché non sono abbastanza veloce. Puoi farlo cumulativamente? Sei sicuro? No, per... no, lo sta rifacendo. Lo rifacendo. Ah, lo rifai, fantastico, ok. Bella madonna. Questo no, questo no, questo sì, questo sì, questo sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono di terza generazione. No, non è possibile. Aspetta, qual è la difficoltà? Per un'ora. La difficoltà è la... il livello, che è 3. Porca troia. Sono di terza generazione. Allora, vuol dire che puoi spendere per un'ora. Per un'ora, che è quella che in teoria... In un'ora io arrivo anche adesso alla velocità normale, a Mediolanum. Massimo caratteristica 10. Questo vuol dire che puoi arrivare a 11. Arrivi in fondo che fai veramente tipo il razzo, hai finito il sangue. Spendo altri 4 punti sangue e vado a 11. Ok, tu arrivi molto prima degli altri. 11 in destrezza volando. Arrivi molto prima degli altri. Cioè, vedi, coso che era in Celerity. Sì. Faccio proprio il... il boom sonico. Il boom sonico. E intanto mi si sta quasi stracciando la velocità, la velocità e un sacco di moscerini, perché sto digrignando i denti. Prendi, recupero un punto sangue in moscerini, sai. Allora, terza generazione, cosa sono, un antidiluviano? Sei, no, appena dopo. Gli antidiluviani erano la seconda. Terza cos'è? Sono quelli che hanno ucciso gli antidiluviani. Sono quelli che hanno ucciso gli antidiluviani. Ma sono sempre antichi. Ah, ma... Sti cazzi. Ma no, no, ma anziani rientrano. Come, sì, come nome, sì, sì, beh, o meglio, no, dai quarta generazione in giù si chiamano Omer. Vabbè, ne parliamo dopo, ma okay. c'è un nome specifico. Sono gli antediluviani, quelli di seconda e di terza. Sono l'antediluviano, mi pare. E difatti, questo tra l'altro è la prima volta che lui arriva così basso. Ah, ok. Di solito lo estende per più tempo, eh sì, certo. È la prima volta, difatti, si sente potentissimo. A margine, ho anche sonno, però. Eh sì, molto sonno. Wikipedia dice che la difficoltà degli attacchi è 6. Sì. Punto. Mentre questa 6. Qua è difficoltà danni. Perché la difficoltà è 6 modificata da distanza, fattori ambientali e resto del genere. Va bene, ci sta. Sicuramente... Era 7 perché faceva buio. Se ci fosse Jay, le farei disegnare Vermilinguo in Sonic Boom. Sarebbe bellissimo. Jay, se ci stai ascoltando. Sai cosa hai fare un soggetto per Natale? Dunque, sì. Prima di tutto io uso un punto sangue per curarmi. Perché non posso comunque curare più di un livello ogni turno, anche se posso spendere 3 punti sangue. Sì. Da come è scritto nel manuale, no, sì, lo so, non c'è scritto cura un livello per ogni punto sangue, c'è scritto puoi curare un livello ogni turno. Allora sì. La spada non gli dà niente? Allora, no, perché non è una cosa, una questione legata al sangue. Sì, ma tu... Ah, vabbè, niente, sto zitto. Cosa? Niente, prego. Perché è una cosa che non hai mai sperimentato neanche tu, come Zlatan proprio, quindi sto zitto. Poi, quello che voglio fare io è... Mandare a fanculo Ikram nel frattempo. E una resta di conti serviva. Sì. Allora, 800 anni. Il meno 5... Delle ferite, immagino che si applichi anche ai tiri di cose mentali, non solo fisiche. Mi pare che sia tutto. Immaginavo di sì. Era una domanda retorica. Ma io ho ancora un punto di forza di volontà.
Sì, l'hai ripreso l'altra volta. Tra l'altro, qua manuale esecutivo arriva massima fino a 6 e dice inumana, sei veloce quanto un serpente. Quindi 11 che è il doppio, chi lo sa? Figurati. Cioè, sti manuali che non contemplano le power playate. I manuali della Whitemore da questo punto di vista sono rotti. In Sion ci sono tre livelli, tre manuali che sono i tre livelli di difficoltà, sono Heroes, Demigod e God. Il sistema di Sion ti dice cosa fare fino a tipo 5-6 successi, descrivendolo come una cosa quasi impossibile da realizzare. Con un personaggio standard di Demigod non ti rimane meno di 10-11 successi. Non c'è proprio scritto cosa puoi fare e cosa no, non c'è. Sì? Non te la buttano neanche lì con 20 successi? Niente. Pazzesco. Tu? Che mi dici? Io mi gioco tutto con questo dado. Con un punto di forza di volontà. Uso il punto di forza di volontà per avere un successo automatico su quello che sto per fare. Ok. Quello che sto per fare è usare dominazione. L'oblio della mente con cui gli cancello i ricordi. Okay. La difficoltà è il suo punteggio di forza di volontà. Okay. Io dovrei tirare 6 dadi meno 5 delle ferite, ne tiro 1 e ho un successo automatico. Se questo non fa 1, ce la faccio. Ah beh, è facile allora. L'uno è sempre dietro l'angolo. Gliela sta cuffando, io lo so che gliela sta cuffando. L'uno è sempre lì dietro l'angolo. No, era di fianco! Il 7 sembra l'uno! leggi a tutti. Ho fatto un successo o due successi? Hai fatto un successo, forza lui ha auto di forza di volontà. Quindi posso rimuovere un solo ricordo e dura per un giorno. Quindi ho un giorno per levarmi le tende e scappare il più lontano possibile. Ok. Io gli tolgo il ricordo che io sono Zlatan. Tan tan tan, stupido idiota, lezione numero 1. Tagliare i ricordi della gente. Bastardo. Facciamo i pinguoli sulle abilità di Claudio. Bastardo. No, funziona. Non gli ho modificato la memoria. Aspetta, lui sa che ti ha picchiato, sa che ha svegliato. Questo è difficile da interpretare. Sì. Allora, vedi tu come giocartela. Io sono appoggiato sulla spada, proprio. Scusami, di nuovo, la difficoltà della forza di volontà è su quanti ne ha a disposizione o su no, sul suo totale? Allora è 8. Cioè, è totale, voglio dire. A mio svantaggio ti dico che purtroppo è 8. Perché altrimenti avresti fatto un altro successo. Allora. Beh, diciamo che quantomeno rimane per un po' interdetto. Questo è sicuro, perché lo sto facendo io, quindi lo fa sicuramente anche lui. Questo round... boom, tra l'altro, scusa, giusto per termini di flavor... Non accade subito. Lui con un successo lo tranquillizza un attimo e può parlargli. E quindi cambiargli il ricordo. Ah, ok. Quindi tu gli dici tipo, che cazzo stai facendo? Una cosa del genere. Lo vedi per un attimo confuso. Gli occhi che saettano a destra e a sinistra, come per dire, cosa? Cioè, mi sfugge qualcosa. E hai un round. Ok, intanto attivo anche velocità che... L'hai attivata prima col punto sangue, quindi il adesso terzo... è due azioni. Ok. Cioè, Nella mia azione precedente. Esatto, quello che stavo dicendo. Tanto mi curo di un altro... Vero, il vecchio stupido idiota avrebbe tagliato a metà la testa con un portale o con due punti di gravità. Ma il nuovo stupido idiota avrebbe tagliato i ricordi di essere un vampiro. E quindi c'è sangue! o meglio ancora, è notte. E si addormentava. No, il sole! Ma no, poi gli tagli il ricordo che è solo il sole a fargli male. Cosa no, succede? Un vampiro! E si scioglie. Peraltro vive convinto di essere un vampiro di Twilight, che è bruttissimo, sì. Se ci pensi, è proprio la peggiore delle pene. Che fai in questo... Vabbè, ti provi un altro punto, sai? Un altro livello di ferite. E adesso gli posso quindi cancellare il ricordo che io sono Zlatan, sostanzialmente. Prima l'ho calmato. Ok. È tutto lo stesso round. No, ah, ok, quindi era prima. Era Flavor, cioè... Perfetto. Lui è... Infatti lui si è calmato un attimo e poi è rimasto confuso, perché lui si ricorda di essere sceso, di aver dato da bere... Cioè, gli manca il momento adesso. E quindi che cazzo sta succedendo? Beh, sì, è un po' debole. Ci deve mettere poco a capire. Infatti, cioè... Però magari ti salvi il culo con un round. Non ti preoccupare.
Il vero colpevole è Severino. Ha plasmato la tua mente e la mia per farci uccidere a vicenda. Fammi un tiro, ovviamente con la tua, come si dice, con la tua recitazione, che è quella di Zlatan, quindi prendi la vecchia scheda, come minimo, e aggiungi due punti. Te lo dico subito. Vi aggiungo un altro momento in Wikipedia, per una cosa che andava contro i miei interessi, visto che... non aggiungere. Più persuasivo. Velocità non si può utilizzare solo l'uso delle discipline mentali. E ho tutte le abilità mentali solo sulle cose fisiche. Non puoi usare, funziona solo sulle cose fisiche. Ah, certo, sì, tu puoi fare più cose. Io prima ho usato due discipline mentali. Anche perché sennò daglielo un tremere, una cosa del genere, calderone di sangue. Calderone di sangue, con due punti in salario. Difficoltà? Scusami. Difficoltà la standard 6. 1 2 3 4 5 successi. Mi sa di no. Che cazzo. 2-1. Ha fatto fallimento critico. Sì! Fallimento critico. Sei 0-0. Ha fatto fallimento critico. Sì! Il potere di Ramnos è totale. Mentre io sto pettinando le mucche. E dice un giro un pasco. Adesso arrivi. Lui ti dice: ero io che pensavo di star giocando con lui. Quel bastardo è astuto. Che cosa mi ha fatto fare? Cosa ci ha fatto? Che cosa ti ha fatto fare? L'hai ammazzato! Non era quello che volevo. Il mio compito era proteggerlo. Ma perché? Perché Severino parteggia per Ikra? Per Zlatan! Perché se il sangue smunto cammina sulla terra, è solo colpa della sua stirpe. Il senso di colpa gli ha imposto di cercare di trovare il modo di eliminare chiunque sapesse la storia. Quel figlio di una cagna è pazzo. Il prossimo sarà Dante. Dobbiamo salvarlo. C'è ancora qualcosa che non mi quadra, ma per adesso... Concentrati. Non lasciare che i poteri di Severino offuschino ancora la tua mente. Dimmi dove dobbiamo andare. Ti seguirò. Vieni. Il momento in cui ti... Oscurati. Oscurati. Esatto. Anch'io mi oscuro. Ecco, nel momento in cui ti volti, lui si... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, tutti quelli che mi servono. 1, 2, 3, 4. No, scusa, la tua... scusa. La tua... Come cos'è che era? Percezione, no, prontezza di spirito più sesto senso? Era, te lo dico subito, quello di quarto, di oscurazione? Sì. Che non è quello di quinto. Che voglio capire qual è la sua classe di difficoltà, perché lui stava cercando di oscurarsi anche da te. Chiaro, ma anch'io voglio oscurarmi anche da lui. La difficoltà è prontezza più sesto senso. Prontezza più sesto senso? Che è... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 successi. Aspetta, 7 successi. Io invece da lui mi voglio oscurare pure. Certo, la sua è di nuovo 7. 0. Beh, non poteva andare tutto bene, ti pare? No, va bene così. Lui ti vede e tu non vedi lui. In realtà... Con 7 successi penso che sia molto... Cioè che possa farsi anche i grattini sotto le ascelle. In realtà svanire dell'occhio e della mente non funziona. Però io sto sempre usando anche presenza inosservata. Sì, quindi certo. Se mi vuole... se c'è qualche cosa che mi può vedere, devo fare io un tiro di prontezza più furtività. Ok. E a questo punto faccio anche quello. Beh, provaci. La difficoltà dipende dalla situazione. Camminare su assi scricchiolanti è una difficoltà di 5 che può salire a 9 se spacciocchi in una pozzanghera. Tu dimmi un po' che cosa stai facendo, dove stai andando, che cosa vuoi fare? Io per il momento voglio semplicemente uscire senza che nessuno ci veda.
A te interessava semplicemente ammazzare Sergei? Sì. Ok, prego. Ed eliminare Severino a questo punto. Beh, questi si annullano, però ho fatto 2 10 e un 7. 2 10 e un 7. 2, 3, 5, 6, 7. Vedi quegli 1. Sì, infatti. Niente, come ho detto. Non sai. Non hai idea. Ma la cosa che mi preme di più in questo momento è uscire senza che altri Tremere mi vedano. Più che Ikram. Capiamoci. La merda, no, di una merda. Forti Tremere. Bravi Tremere. 2 successi dentro. Io ho fatto 3. Affanculo. Ok, va bene. Ci dicono sempre di stare attenti, ma non succede mai niente qua, è strano. Spiaffia appena torna. Sono i Tremere di Temes. Prima pensa che a Napoli, invece che a Milano, non c'è voglia di fare un cazzo. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano da Napoli. No, ma è chiaro, nel senso, si parla di Temes. È il 1800, altri giorni. Esatto, Napoli dominava tutto praticamente, mezza Italia. Cioè. Allora, arrivi davanti alle porte del Duomo in posa Iron Man. Ma il primo Iron Man che finisce con la testa nella sabbia, no, è uno degli ultimi qui a terra con delicatezza. Nel 2 quando uso un punto sangue. Intanto non sapendo leggere le schede faccio crollare l'ingresso. E poi entro. Aspetta, come? Con la telecinesi. 500 kg. Non riesco a togliere una pietra di quelle, cioè ci vivo qui dentro. Sì, la pietra pesa meno di 500 kg, ma il peso che c'è sopra la pietra... No, la pietra con la chiave, no, ma aspetta, sull'ingresso. È il Duomo di Milano. Hai visto il Duomo, l'ha visto il pezzo di marmo più piccolo che compone il Duomo di Milano? Non so sull'ingresso. Ehi. Non ce la faccio? No. Far crollare ti serve, okay, tanto di quell'esplosivo, è tutta di marmo, peseranno... Mi serve esplosivo? Tanto. Posso crearlo? Un barile di esplosivo? No, però ci vuole troppo. Spalanco le porte, sì, e urlo Zlatan! Senti questa voce, senti tutto il Duomo che si allerta e tu fammi un tiro di percezione più sesto senso. Io preparo l'azione, se ho la minima percezione che qualsiasi cosa stia passando accendo Majesty. Va bene. Difficoltà? No, lui. Ah, lui. Tu l'hai tirato. Cioè, allora, in realtà, fatemi dire un contrapposto. Il discorso è che tu non vuoi essere visto da lui e lui vuole vedere te, suppongo. Quindi, io penso di non sapere, in realtà, se sono in grado di vederlo uno oscurato, perché Ikram io non ci riuscivo. Io voglio usare i miei 11 punti di destrezza per bloccare l'ingresso fisicamente. Come Mark Lenders. Sì. come fai? Sì, sì, non mi interessa dello stile o altro. Al momento per me la Masquerade, questi cazzi, la Masquerade. Sono entrato con un jet. Un jet sparato contro il Duomo. Sti cazzi della Masquerade al momento. Senti, fammelo comunque il tiro di percezione. Tu non sai se puoi vederlo, ma terrai l'occhio sì, vigile, suppongo. Basta, solo percezione. No, più stesso senso. Ma io rifaccio la prova? Wow. È inutile che la fai, sesto senso. Ma cos'è? Allora lui non deve fare la prova. Vabbè, vediamo se ci riesce. Dimmi tu qual è il tuo valore di percezione più senso. Dov'è senso? Prontezza più senso senso. Alertness 1 e 3, 4. Quindi la difficoltà per te è 4. 1, 2, 3, 4, 5 successi. Con 5 successi? Con 5 successi, niente. Non ho più pallida idea dove sia. No, ho più di 3 successi, quindi sono scomparso completamente e non vede nemmeno il fantasmino. Fantastico. Allora, come per te, Ikram? Tu hai detto Zlatan. Ok, allora, tu arrivi davanti... dai le spalle all'abside del Duomo, vedi la... Tengo lo sguardo basso, se posso, perché so che dominazione e vari altri poteri funzionano usando lo sguardo. Vedi la navata centrale, le porte del Duomo aperte e una trottola a forma di Tremere in modalità moscone che blocca a una velocità incredibile
andando avanti e indietro, banalmente, tanto che ti verrebbe difficile cercare il momento per passare, se non lo vuoi saltare. Magari. Beh, ma anche lì, anche se mi sbatte addosso, non me ne accorgo, quindi... Allora, giustifico la sua oscurazione, i fratelli tra di loro, se lui non ha auspex pari a livello di oscurazione, certo, non fai prova. Ah no, certo. Non c'è proprio... passa. E... sì, ma anche se gli sbatto addosso io mi giustifico che ho sbattuto contro la taverna perché non mi sono avanti. Vedi esattamente questo e senti appunto il duomo che si sta risvegliando. Scusate, ho letto una bella cosa di oscurazione. Non c'entra niente, è solo bella di suo. A discrezione del narratore, i bambini e altri individui innocenti che non conoscono l'inganno potrebbero scoprire l'illusione. Non ho voglia che ammazziate bambini in trasmissione. Non penso che Dante sia un innocente o un bambino. No, senza dubbio. No, era solo una nota di flavor bella. Che fai? Dunque, innanzitutto mi curo di un altro livello di salute. Bravo, bravo. Senti una voce che non si fianco a te che ti dita, ovviamente. Nel momento in cui sento la voce mi chiudo le porte dietro. Esatto, con ok. Con e accendo Majesty. Ti avevo detto che accendevo Majesty appena sentivo qualcosa. Hai ragione. Tutti fermi, bastardi! Faccio rivelatemi! Povero Ikra, penso lo faccio apparire lì come un cretino. Aspetta, Ikra forse è lontaneato. Non c'è in mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta, no, 7, non è che si deve rivelare subito. Lui, quando tocca a lui, deve o prostrarsi e fare. Vogliamo domanda, lo chiedo a voi, perché siete voi. Vogliamo mettere la scansione around? O no? Beh, considerando che ho ancora 3 ferite, sì. Mm-hmm. Prego. Iniziativa, sì. Beh, Dio, il tuo rivelatevi in teoria è per iniziativa. Vabbè, la faccenda magica perché avevo preparato l'azione, sì, però se voglio fare qualcosa. Cos'è? Destrezza più? Destrezza più... destrezza più potenza di spirito, che è Wiz. Esatto. 16 dadi, vediamo cosa succede, no? Difficoltà. Vediamo se agisco per ultimo di nuovo, come il mio solito. 3. Con 16 dadi è facile. 8, con 9, bambini 10, può succedere anche questo. 14, 1, 2, 3, 4. Io ho fatto 2. 5, 6. Ho tirato tutti i 2. Difficoltà? 4. Quindi questo se ne va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 successi. 11? 11 mm-hmm. Per primo turno. Mi sa. Sei. Vabbè, chiudo le porte. I cram ha fatto meno. E urlo. Se vedete Nezumi, fermatelo, uccidetelo, è Zlatan! È già uscito, fatemi vedere! I cram si rivela e ti dice... Lo stavo combattendo, ma non è vero, non è Zlatan, è stato... È un Ravnos! Fammi un tiro, per favore, di persuasione o carisma. È un Ravnos! Non c'è un vantaggio! No, vabbè, ma lo fagli capire. Fammi un tiro su persuasione... come funzionerebbe? Persuasione più comando. Doti di comando, qua c'è scritto. Se è leadership, penso. È sì, è destra. Ok, e? E mettici 2 in più. Persuasione? Ah no, manipolazione. Manipulation. Okay, manipulation 8. Più quello e la difficoltà invece che essere 6 è 4. Ecco, tra buona volontà, se sotto Majesty. Se poi non prendi a manate 1, i microfoni. Scusa, 2, 3, 4 successi. A schiaffi. 4? Oh, merda. E mi tira fuori i pugnali. Sì? Lui ha chiuso le porte. Beh. Io sono ancora dentro. Sì. Quindi. Non l'ho visto. Ha delle finestre il duomo. Sì, però io non l'ho visto. Ma no, io sono dentro. Non eri fuori che andava avanti indietro. Avanti era in sulle porte. Sì, ero sulle porte e mi sono chiuso la porta dietro. Ok. Allora, il duomo ha delle finestre saltabili per te, che hai potenza. Più però, salti. Popparò. Popparò. Cioè, non è facile perché. Insomma, sì, però prima devi provare a superare la Majesty. Assolutamente, oddio, non penso che possa. Non devo vederlo io. Non penso che possa superare la Majesty senza forza di volontà. No, però ce l'avrà ancora uno. È la volontà generica. No. La... Eh?
No, deve spendere un punto. Ah, deve spendere un punto. Yes. Ah! Sì, sì, non ci sono prove per cui non, è, non deve entrare. Deve spendere un punto e dopo che ha speso un punto può fare la prova di coraggio. Però chi sa la spada magari fa qualcosa. Zlatan. Che te devo dire? Allora. Una cosa, tu quanti livelli di salute ti sei curato? 4. Sono passati più di 2 round. Cioè, sono passati più di 4 round. Sì, mentre almeno altri 3. E allora sono sano. Perché è tempo che sali, arriva, gira. Quello che è giusto è giusto, cioè nel senso... Sì, sì. Io, appena prima di rivelarmi, perché lui al momento mi ha ordinato di rivelarmi. Rivelatevi, sì. Però tutti i prossimi comunque... Senza considerare che sono usciti 3-4... E si umilia. Perché no. Sente la schiacciante addirazione del fratello. Se cerco di fare qualcosa contro di te. Ah, sì. Non voglio fare qualcosa contro quello che mi hai detto. No, ma contro di me neanche. Ma non voglio nemmeno attaccarti. Oh no, questa Majesty sta spaccando i coglioni. L'ho presa apposta all'inizio. Majesty è uno dei poteri più usabili. Non osano dargli dispiacere. È difficile. No, ma il sistema... Nel caso faccia il tiro. Un fallimento significa abbandonare l'intenzione, no, cosa è progettata? Non sto fallendo perché non sto tirando per ribellare. Power Runner a beverarsi alla fonte. Cercano di contendersi uno spazio d'acqua. Arriva il leone, fa magiste. Non voglio alzare le mani contro di te. Non puoi neanche alzare la voce. Non voglio neanche alzare la voce. Ok. Stai alzando la voce. No, posso alzare la voce. Non alzare la voce. Posso alzare la voce, ma è difficile. Questi signori è sana competizione fra giocatori stigata dal master. Li ho messi alla migliore situazione possibile. Sì. Che potevi evitare benissimo facendomi arrivare 10 minuti dopo. Vero. Ma non sarebbe stato divertente. Non sarebbe stato divertente. Beh, hai speso tipo 12 punti sangue per... Sì. Cioè, nel senso, una roba del genere. Ne ho spesi 7 solo per pomparmi l'estate. È quello che sto dicendo, ti faccio arrivare in tempo, cioè. E c'ho ancora 11 di destrezza. Infatti le porte le chiuse da Dio. In realtà le porte, infatti l'ho chiuso con la trincina, ci ho fatto... l'ho chiuso a mano. Potresti essere l'usciere migliore della storia. Volevo fare l'usciere. Sì. Dunque, si rivela. Mi rivelo per forza. No, grattugiare. Non posso farne a meno. Che era un mal fastidiosissimo. Ma... Sì. Benché... I gamma attaccati. Benché io... Claudio prende tempo. Lo sento prendere tempo. Sto leggendo bene. Benché io debba rivelarmi... Sì. Adesso vedo anche Ikram, perché anche lui si è rivelato. Sì. Giusto? Sì, assolutamente vero. Quindi, uso mesmerismo su Ikram. Ok. Non devo spendere punti di forza di volontà per farlo, perché è dominazione. Devi guardarlo? Deve guardarti? Con mesmerismo, sì. Lo sta guardando? O sta guardando me al momento? Pari, guarda te, dispari, guarda lui che si è appena rivelato. Ecco. Dispari, guarda Claudio. Quindi, quanto ha di forza di volontà, hai detto? 7. Dunque, io ho 5 di manipolazione. Minchia. Più. Ho autorità. 3. Adesso vediamo. Maledette illuminazioni. Questo ne cancella uno. Sono comunque 3 successi. Sì. E cosa gli fai fare? 3-4 successi. Il comando è efficace, purché nell'eseguirlo la vittima non si metta in pericolo. Ok. Ai ai. Ora. È difficile questa cosa, perché lui è sotto domine. Deve prendere forza di... so cosa vuoi fare. Prego. Non gli può dire di attaccarmi? No, ma gli posso dire di difendermi. Sì? Ikram, difendimi! È pazzo, Severino ha colpito anche lui! Cazzo. E Severino è a un'ora di viaggio da Io provo pietà per Ikram perché gli stai fottendo il cervello. Stupramente un 2! No! Sì! No! Sì! Ah! Pensavo di essere io quello cattivo, io ho fatto solo un po' di teorie. Povero. Ah! Che cattiveria! Allora,
Va bene, tocca a Ikran. Si frappone fra te e te. Si mette in mezzo. E io intanto dà le spalle e si guarda attorno. Io intanto inizio a muovermi verso una delle vetrate. Il più velocemente possibile. Ti dico, Ikran, non ascoltarlo, uccidilo, è Zlatan, ti sta fottendo il cervello. E prova a bloccare Zlatan. Prego. Certo, adesso secondo me Ikran è testa. È una cosa, neanche voi Kuboldi avevate fatto cose così. Eravate d'accordo, non cercavate... Ma no, ma poi con i Kuboldi era fatto senza malizia. Sì, esatto. L'ha fatto apposta. E poi con istinto di sopravvivenza, quindi ci tenete proprio tanto. Quindi dico, Ikran, uccidilo e tu... Fermo! Inginocchiati davanti al potere della maschera. 3, 6, 9. Eh sì, la maschera è andata. Per me, no, hanno visto un jet che entrava in Duomo. È il 1800. I famosi jet che è caduta la cometa sul Duomo. I fratelli Wright. No, ma poi, sai cosa? Il Duomo diventa ancora più bello. E poi così inauguriamo la Madonnina. Perché sarà fatto dal meteorite che è caduto sul Duomo. Questa qua è la scusa che si è fatta lì mentre volava per la smodera, mentre pensava solo uccidere Zlatan. Il benedettissimo ti dice che è vero. Due successi, quindi due round. Dimmi cosa significa lo blocco. Cioè, cosa fai? No. Crucifissione. Ok, va bene. Crucifissione, non lo guardo negli occhi. Mm-hmm. Dico, Ikran, disarmalo! Allora, tu ti rendi conto che non riesci ad aprirgli la mano. Ma lui non aveva la spada in mano. L'aveva rinfoderata. Se no Ikran la vedeva. Tu l'avevi rinfoderata? Yes. Ok, perfetto. Ti avevo anche detto prima di rinfoderarla, la pulisco. Ah sì, è vero, hai ragione. Ecco, allora tocca a te prima che a Ikran. Anche perché sennò la vedeva e sgammava solo. Esatto, per quello immaginavo. Tu con potence quanto? 5 tu riesci a muoverti nonostante 500 kg di pressione. Ma deve prima superare la Majesty. Quindi ho detto stai fermo lì e non muoverti. Beh, in realtà di là tutto ti ho detto inginocchiati. Esatto. Quindi potrebbe provare a spezzare la telecinesi per inginocchiarsi. Diciamo che se vuoi prendere la spada, però, non ti ha vietato di farlo. Ma per il momento che Ikram è ancora indeciso sul da farsi, io metto solo una mano sulla spada, proprio facendo... Ok. E cerco di richiamare degli animali ad aiutarmi, dalle fogne. Tipo dei ratti gol o quello che arriverà. Quello che arriva non ti interessa. Cerchi di chiamare comunque degli animali. Yotto! È vero che sta stanno razzolando tutte 10.000 che le più merda. Sì. Fate qualcosa. Siamo tutti. Io sono rimasto con disagio che devo stare di cazzo. Non posso più usare la telecinesi perché sennò sono cazzi. Abbiamo è vero. Però comunque lui in potence la spezza, me la mette recesi però comunque due round, quindi dopo non mi costa ripristinarla. No, ma cioè inoltre lui cerca di muoversi. Ma aspetta, inoltre non è che la spezza, perché non è che cioè tu comunque eserciti una pressione, non è che si può muovere normalmente. Tu non gli puoi impedire come di fare in gravità aumentata. Esatto, lui ha praticamente la come si dice, la tipo la, Goku. Ha il sì, ha il vestito di Mimi Ayuara quando ci arrivava. Comunque la difficoltà è 6, quindi faccio due successi. Si raduna un quarto delle creature che si trovano nell'area udibile. Udibile, ok. E io ululo. Non ci... Tocca Ikran. Ci sono tutti i cani, eh? Sì. Cani e padroni di cani, diceva sì, Elio le storie tese. Però i cani non passano dalle fogne, mi sa che arrivano soltanto i topi, perché i cani da fuori cominciano a... Comunque io non devo fare il pezzo di un animale specifico. Topi. Io comunque non devo fare... un richiamo specifico. No, certo, certo. Allora, tocca a Ikram. Aiuto, mi state facendo male. Anche se non ti fidi, disarmalo! Non può fare male a nessuno, sia che sia Nezumi, sia che non lo sia. Anzi, meglio ancora, i pipistrelli. Mi fate per favore un tiro contrapposto di persuasione pura. Prima
Vediamo, perché se non si può ribellare alla mia. Ma beh, lui. Aspetta, te lo dico subito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di forza di volontà. Coraggio. Coraggio, vabbè, coraggio c'è 5. Uno in meno. 4. Spero fallisca. Non fallirà mai. Con meno dadi è più facile farcela, sì. Lo sai benissimo. 8 e 9, quindi okay. Ce l'ha fatta. Diciamo che può agire come vuole, sì. Però, però non sa cosa fare. Quindi non mi sembra insensato il disarmalo. Anche se è Nezumi. Anche la sua storia regge. Cioè, ah, e quindi lo faccio disarmare perché poi lo voglio uccidere. Okay. Cos'è? Manipolazione e basta? Sì, cioè, sì. 5 contro 5, Robè. E la Madonna! Il tuo esplode. Può funzionare costringere? È la mia specialità. Perché non gli sto parlando. Perché non stai esatto. Ok. No, assolutamente no. Un successo. 3. Il mio dominare è più forte della tua maestà. Lui lo vedi avvicinarsi verso Zlatan / Nezumi, quello che è. Ma vedo che non lo sta disarmando. Quando arriva lì, invece che disarmarlo, si volta, si guarda attorno come a cercare minacce. Sta a me? Sì. Zlatan, digli chi sei veramente. Poi mi avvicino e lo disarmo. Una cosa. Perché oddio, la spada, no, col cazzo lo disarmo. Domanda, Majesty, siete sicuri che ogni round tu puoi dire, tu puoi dare un... Lui non mi vuole dare dispiacere. Sì. La cosa, l'unica cosa negativa è che dopo è parecchio incazzato con me. Beh, sai. Soprattutto se lo forzi. Penso che tu te ne possa ero fare. Già incazzato. Penso che tu te ne possa fare una ragione. Cioè, lui se non può fare il tiro ha fallito, quindi si prostra e si umilia ai miei piedi. È come se fosse una divinità per lui. Ha fallito. Eh sì, hai fallito perché non puoi fare neanche il tiro. Ma non ho nemmeno cercato di darti un dispiacere. Finora. No, ok, però tu comunque ti prostri come se fossi una divinità. Se cerco di darti contro, mi prostro come se fossi... Sì, ma non so se è così letterale, però. Cioè, sì. Lo dico, no, non so perché, perché è come tipo Galadriel quando fa brutto a lui, no? Che, ok, puoi anche non dargli un dispiacere, però comunque se hai fallito sei lì. Lui non ha ancora fatto nessuna prova perché non può farla. Voglio capire... no, però teoricamente... Cioè, è vero. Cioè, leggiamolo bene. Poi lui perché è cruciale. Per adesso dice, è abbastanza la versione di Roberto. È fallita se non può fare la prova. In realtà ti dice... Le persone così influenzate considerano il vampiro tanto formidabile che non osano dargli dispiacere. È difficile alzare la voce contro di lui. Sì, ma leggi il fallimento. Alzare le ma... Tu hai fallito se non puoi fare la prova. Sì! No! Tu devi spendere un punto di forza di volontà per reagire. No, devi spendere un punto di forza di volontà per ribellarmi. Io non mi sto ancora ribellando. Ok, però allora devo fare quello che vi ho detto adesso. Tu non vuoi dare... Diverso. Tu non vuoi dargli dispiacere. Lui ti ha dato un ordine diretto. Ecco. Ma non vuoi neanche morire. State a trovare un supercazzola per non dargli dispiacere e lui ti ha detto digli chi sei veramente. Digli chi sei veramente e stai fermo. E questa è parlare. Sì, infatti. Con la decina di gli sfilo la spada. Ci sta. Ah no, tu l'avevi impugnata. Sì. E dovete fare messo la mano sopra apposta. Sì, dovete fare la prova di costanza contrapposta. Tu hai 500 kg, in realtà è a te che la faccio fare. È comparso un foglio. Allora, beh, però trattenerla sarebbe darmi dispiacere, visto che la sto strappando di mano, ma non andiamo in dettaglio. Ma è sempre la misura in cui comunque non ti vuole dare un dispiacere, ma fino al punto in cui non gli costa la vita. No, 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 il punto è che lui mi ha ancora ordinato di dargli la spada. Esatto, no. Allora, detto sfilarla, potrebbe essere sfilarla dalla cinta, non dal fodero. Non mi ha neanche detto di sfilargli la spada. No, la sfilata, gli ho detto rivelati e stai fermo. Vedi non fare... devi fare 3 successi, perché tu hai forza 5, sono 5 successi automatici, devi arrivare a 8, che sono 500 kg per fare il vero tour. Difficoltà? 6. 1, 2, 3.
stai facendo fatica. E sei lì. Faccio qua. Severino, cazzo, dove sei? È un braccio di ferro. Sono su un foglio. Che poi se la lasci di botto, probabilmente muore. Ah no, non mi fa niente. Però buca le porte del Duomo e finisce chissà dai lupini. Ok, allora passiamo un attimo a Severino. No, 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 aspetta, scusa. No, no, facciamo il no, io dovevo parlare. Ma posso fare soltanto. Ti faccio il tiro per vedere se riesce il primo passaggio. Prego, esatto, è la prima cosa che mi interessa sapere. Fallito, bene, torniamo. Potrebbe essere così. Sarebbe tristissimo, ma potrebbe essere così. Mi servono 10 dadi, grazie. Quindi questi qua sono. C'hai 5, altri 6, dadi qua dentro, 7, 8, 9, 10. 10. Sì, di brutto. Cioè, fattissimo. Ma di brutterrimo. Chiaramente mentre faccio sto guardando la spada. Ok. Cioè, a livello teorico queste cose allora le ho fatte all'incirca in un minuto e mezzo. Giochiamole. Molto veloce. Sicuro, perché sennò arrivo diretto con questa. Dimmi tu se vuoi che le sentano. Allora, dipende, se il tuo interesse è che loro non lo sappiano. Sì. Ok, allora ti passiamo un foglietto. Allora, va bene, allora, sì, lo so. Mi spiace, non è molto radiofonico il foglietto, ma ho fatto diventare i giocatori paranoici, mi spiace. Allora, è vampiri che ci fa diventare paranoici. Esatto. È la natura stessa. Allora, poi lo leggeremo post. Caio, tu lo sai che voglio bene. Sì, sì, anch'io. Ma state giocando benissimo, penso che la vostra... Infatti mi sto divertendo. La vostra stima stia crescendo verso... Ma mi ripeto questi dettagli. No, ma qua c'è scritto che devi fare più, non sentire il dado verde. Hai fatto 4, ma io ho detto 4, no, ma il più 1! Vabbè. Comunque, sappiamo benissimo che questa è semplicemente sana competizione, perché il vostro legame si è stretto indissolubilmente quando avete collaborato per devastare Anton di botte. Sì. Lì vi siete innamorati. Infatti per quello io non sto mettendo non gli sto dicendo tagliati la gola. Cosa perché... Un po' in fondo ti dispiace. Soprattutto lui adesso se la andrà colpa a Severino. Esatto. Secondo me, se si ragiona in un certo modo, io dovrei anche lasciarlo andare. Certo. Allora, perché io probabilmente odio più Severino di Zlatan, l'odio perché è un fallimento della mia storia. Certo. Però Severino lo odio di più. Certo, certo. Sì, perché pensavo io sul cazzo. Sì. A proposito di Severino, entri in, ovviamente Severino in proiezione astrale all'interno del Duomo. Agisci come primo in iniziativa. Però tu finisci il tuo round. La fagli fare a lui a Igram. Sì, esatto. Sì, facciamo. E poi fa lui. Igram, io sono Zlatan. O almeno questo è quello che pensa Dante. Dobbiamo farlo rinsavire. È Severino il colpevole. Oh, rivelati! Dante non ha colpa. Non ho detto chi sei! Che stronzi! Ok. Io mi vendico adesso. Oh, ma sentite, tanto, ma tanto! Di nuovo questo stramaledetto di... Però aspetta, di voglio fare il pignolo di nuovo. Sì. Io gli ho detto rivelati, non ho detto rivelati come Zlatan. Ho detto Zlatan, rivelati. E lui ha detto, io sono Zlatan, almeno secondo come dice Dante. Ma io non ho detto rivelati come Zlatan. Ho detto Zlatan, rivelati. Ok, ma il fatto è che le frasi sono interpretabili. Sì, chiaro. E lui può aver capito quello che può aver capito. Quindi, non essendo Dominate, non c'ho vantaggio. No, no. Sempre manipulation. Tiro di prima stavolta. Vai, però. Tira prima. Quattro successi. Quattro successi uguali tra pari, esplode di nuovo di gram, tra l'altro identici. 7790 7790. Non ci credo. Aspetta, tu però ritiri lo zero. No. Avete fatto lo stesso identico tiro. Identico. Con gli stessi numeri. Identico. Esplode il cervello. Dai, gli viene una membolia almeno. Una pazzia minore gli viene. Che bastardo. Diventa un malcambio. Con gli stessi identici. Cambia clan. Minimo cambia clan. Bastardissimi. Tra l'altro lui che entra in presenza spirituale. Majesty non dice che non funziona sugli spiriti. Mi avete... Lui... Sì, però è attiva, ma non è attiva se non l'hai lanciata. Basta che tu mi vedi. E chi ti sta quando io sono in Majesty? E se entri lì
dove sono, siamo noi, eh. Okay, se lui è entrato di sotto, no. Ah, ok, se è di sotto, no. Vediamo. Corca. Lui, sibila, mi sono rotto i coglioni e si oscura. Mi sono rotto i coglioni e si oscura, bene, ottimo. Questo è il suo round. Domanda, sì. La sua telecinesi durava 2 round? Sì. Tu. Sì. Arrivi. Beh, adesso è ancora sulla spada. Sì, tu sai che di solito lui fa sta roba della Majesty. Ormai me la sta facendo ogni giorno. Tu sai. Tu sai che sta gridando da dentro il duomo con quel faro imperioso che tanto riconosci. Dimmi cosa fai. Allora. Questa cosa da fuori. Sì. In teoria mi pare che debba spendere un punto volontà, non sono sicuro. Sì. Comunque dalle vetrate. Sì, però devi proporre qualcosa. Io con Auspex ho visto più o meno. Ah, aspettate, non capisco come dire. Sì, scusami. Con Auspex più o meno ho visto quanti ce ne sono dentro dalle vetrate, guardando le aule. Sì, sì. Quindi. Anche perché più o meno adesso, visti i successi che ho fatto, mi sto muovendo qualcosa come velocità della luce più o meno per il tempo che voglio. Sì. E individuando penso, quale potrebbe essere il gram? Quello mi sa che è Zlatan. Visto che probabilmente la tua aura è trasparente a questo punto. L'aura di Zlatan? Scusami, fammi un tiro di... spirito, anzi no, fammi un tiro di forza di volontà puro e vediamo quanti successi fai. Forza di volontà sono 6, con difficoltà 6. 1, 2, 3. Hai visto una volta un'aura del genere? Ah, ottimo. Hai visto una volta un'aura del genere? L'hai vista in un sogno mentre viaggiavi semi-incosciente nella rete lunatica. Era un sogno in cui vedevi un angelo e lo vedevi appunto circondato da questa specie di luce. È la stessa luce, è una luce bianca, ma non è la luce bianca e pura degli angeli, è una luce pallida e smunta come la nebbia, ok, come una ragnatela. E tu sapevi che questo era l'angelo che avrebbe portato alla fine dei vampiri per quello che sono, per come li conoscevi. Ottimo. It's the end of the vampire as we know it. Quindi questa volta è Claudio che manda in bacca tutto. Vediamo. I can do it. Non so bene se la cosa potrebbe essere interessante o meno, ma generalmente quello che gira nella rete Malkavian è sempre interessante. Sì. E carai, cioè, sì. E penso, com'è che potrei innescare meglio questa cosa? Proviamo un attimo. E da fuori urlo, facendo il punto di volontà che dovrebbe farmi sentire. Ikram! Zlatan! Dante! E provo a farmi impazzire. Bene! Senza vederci? Non devo vedervi, devo chiamarvi. È ascendente o demenza? Demenza. Demenza, chiaramente. Cazzo che bello se era ascendente. Sì, è vero! Sì, tu. Mi ammazzava, me la ricordavo. E questa cosa è questa cosa di Ikram, Zlatan, Dante. Andate a fanculo! Sentivo l'inflessione. Come funziona? Allora, mi ha sentito, sapete? Io devo tirare persuasione più empatia, difficoltà 7. Ogni successo influenza una persona diversa. Per resistere, a me ha detto per ultimo, quindi sono l'ultimo. Il primo è stato Ikram. Ikram, Zlatan e Dante. Dovete fare la pizzeria oggi. Scusate, chi ci ascolta è alle stelle proprio. Rotschek più 2. Intanto prima devi vedere se ce la fai. Infatti. Davide dice Maria, io esco. Ci dai il grande.
Tra l'altro, grande Pietro che sta sventrando un fagiano mentre ascolta vampiri. E la moglie, infatti, lo guarda male. Salutiamo la moglie di Pietro. Ciao moglie di Pietro. Ciao fagiano. E il fagiano. Ciao, e come sventra i fagiani Pietro? Metallo. Allora, a livello teorico avrei 2-10 da ritirare, ma siccome sono già 3 successi, fanculo, sta così. Non li vuoi ritirare? No. Mica puoi scegliere, vampiri. L'ho detto inizio della puntata che potete scegliere, dai. Quindi facciamo un tiro di Rorschach. Sì. Che è self control? Difficoltà 8. Self control? Sì. Ragazzi, una cosa. E io difficoltà 5. No, hai un problema tu. La forza di volontà, il tuo livello di forza di volontà segna il massimo che puoi tirare su un tiro di convincimento, istinto, forza di volontà, cioè le cita allora. È vero. E allora Ikram mi ascoltava a me e basta. Ma no, perché ha 7 di forza di volontà. Ma lui tirava un dado solo, tirava 0 dadi su convincimento. No, manipolazione. Coraggio, convincimento, forza di volontà. Ma conviction non è convincimento. No, sì, le dir tu. Cioè, i tiri sulle dir. Conviction è quanto sei convinto tu. Sì, conviction è persuasione. Ah, no, scusa. Conviction è quanto tu sei convinto. No, sì, allora. Quanto sei... I tiri sulle dir tu. Però, sì. Io a questi tiri aggiungo i 5 dadi di Golconda. Dell'illuminato. Cazzo, hai ragione. Hai ragione. Ma sei ancora di Golconda. Assolutamente sì. Zlatan. È quello il fatto. È Natsumi l'illuminato. No, è okay. Okay, va bene così. E la difficoltà per me è -1 perché sono zen. Ok, io non impazzisco. Quindi la difficoltà in realtà per me è 5. Io impazzisco. No, per te è 7. Ma non potevo spendere un punto per fare del successo automatico? Sì. Però mi hai tirato. 1, 2. Ce l'avevo un sacco, 9 si toglie l'1. Hai detto che la difficoltà era? 7 per te. 7. Ho giusto un bel 7 lì. 7, 8. Ma la mia è -1. 7. Per te è 8. Master, dimmi tu. Sapevo se spendevo io il punto di forza di volontà. Ce ne ho 6 ancora, quindi probabilmente l'avrei speso. Però... Ma si può spendere anche in autocontrollo? Io... Credo di sì, Credo di sì. La mia è una domanda. Secondo me sì. Secondo me la cosa giusta è che lo spendi ai ritiri. Allora, o tieni questo o lo spendi ai ritiri. No, ma il tiro era una merda. Quindi ma potrebbe essere peggio, è questo il fatto. Potrebbe essere un fallimento critico. Il tiro era una merda, il tiro era una merda, ma se lo spendi ci riesci di sicuro. Ah, ok, vabbè, lo ritiro, Prendo il punto. Vorrei ci riesci anche meglio. 2 successi. Beh, nessuno di voi impazzisce. Basta, non sento niente. Giusto. Non c'è neanche percezione di nulla, semplicemente non sono riuscito a toccare le loro corde. No, la voce l'abbiamo sentita però. Ah, la voce da fuori sì. Vabbè. Però non ci sentiamo niente. Però io a Ikram ho detto tutto il tempo che eri tu il colpevole. Avete sentito la sua voce? Che vi chiamavo per nome? Io guardo Zlatan. Non mi hai mai sentito fare sta cosa, E lo guardo. Io non dico niente. Lui mi guarda. Però finisce la telecinesi. Sì, lo guardo. Lui mi guarda. Io uso mesmerismo. Faccio un tiro di persuasione più autorità. Perché penso sia lui che abbia detto qualcosa. O in questo momento, se mi ha fatto più incazzare di Zlatan. Forse 5 più. Non mi riesco. Però tocca a me prima. Ma questo è. Sono i dati veramente. No, però sì. Io non facevo niente, aspettavo che lui dicesse qualcosa, quindi... Okay, vai. Io provo a fare mesmerismo su di lui, che finalmente mi sta guardando. Sì. E? E io non voglio dargli ancora nessun dispiacere. No. Però non voglio nemmeno morire. Quindi, quello che gli voglio dire... quello che voglio fare è con mesmerismo convincerlo molto seriamente che in realtà il colpevole di tutto non sono io, ma è Severino. Per occhio. È un'azione ostile. No, è un'azione ostile. Sì. Se mi vuole convincere dovrebbe farla a parole, usare una disciplina è sicuramente ostile. No, aspetta, il discorso è questo. Mesmerismo penso che debba passare da una formulazione verbale. Sì. Quindi infatti volevo tirare e in base a quanto tiravo glielo dicevo più o meno bene, poteva anche tu prova a tirare. No, secondo me
il tuo dirglielo bene è presupposto fondamentale affinché tu possa farlo, perché tu devi trovare un modo che non sia un uso... Aspetta però, di base, e mi vado un po' contro qua, di base Dante è abbastanza convinto che sia tutta colpa di Severino. Ma aspetta, quello che sto dicendo è, lui... E Severino non è un Matteo. Se lui riesce a porti la cosa in maniera seriamente o ostile, a voce io ti faccio tirare la prova. Okay. Se tu gli dici, se tu cerchi di usare dominazione in maniera ignorante, io dico, beh no, questa cosa non la puoi fare, quindi okay, non ti riesce. È quello che sto dicendo. Cioè, interpretala e poi tira. Dante, non dobbiamo essere nemici. Non per forza. Io sono stanco. Ikram è impazzito, probabilmente. Ed è impazzito anche a causa di Severino. Noi tutti siamo qui a causa di Severino. Se c'è qualcuno dietro a tutto questo... Non sono io, è lui, e lo sai che la spada dipende da lui. Quindi, lasciami uccidere Severino e mettere fine a tutto questo. Giuro che non tornerò più qua. Mi aveva convinto, tranne forse fino al giuro, che un po'... giuro? No, però diciamo che... Aspetta, però ci sta. Sì, cioè, sì. Io ti passo la prova. Io ho perfettamente ragione, lui per me ha perfettamente ragione. Però diciamo che anche lui è un problema. Sì. Allora. 1, 2, 1, 5. La difficoltà è la tua forza di volontà. Totale o all'istante? 9. 9. Un successo però c'è. Con un successo non può essere forzato a compiere azioni da lui ritenute strane, come camminare può camminare all'aperto ma non imitare un pollo. Ok. No, però adesso non mi sono mai detto risparmiami, che quella per me sarebbe strana. Certo. No, io ti ho solo detto, certo, lasciami andare a uccidere Severino. Cosa mi garantisce che non tornerai? Che non tornerai a fare danni come hai già fatto? Che non screditerai la mia reputazione come hai già fatto? Lo so che il problema è Severino, ma anche tu sei un problema. Ma io posso essere un problema di qualcun altro lontano da qui. Severino ti resterà appiccicato per sempre, a meno che non lo uccidiamo. Guardo Ikram, che non è lo vedo. Posso provare a vedere se lo vedo? Sì, certo, puoi fare una prova di percezione più sesto senso. Che sarebbe? Awareness. Awareness. Alertness. Difficoltà? Se è 7 sono 3 successi, se è più di, se è 9 sono 2 successi. Ah, allora ce l'hai fatta a prescindere. Lo vedo. La difficoltà era 8 comunque. Lo vedo? Sì. Praticamente hai presente il coronatore d'uomo? È semplicemente seduto con le mani sulla testa, cioè con i gomiti sulle ginocchia e che si tiene le mani sulla testa come se avesse un pessimo mal di testa, seduto ai piedi di uno dei piloni. Allora gli bisbiglio. Mi avvicino a Zlata. Mi bisbiglio. E se questo dovesse funzionare, Ikram? Ikram seguirà me. Lontano da qui. Sarebbe già finita adesso, ma voglio far finta che lo libero dalla telecinesi. Ok. Ah sì, puoi farlo. Hai un gran controllo sulla telecinesi, quindi puoi tranquillamente farlo. Uccidi Severino. Tieni la spada lontano da Milano. Non ti preoccupare. C'è un intero nuovo mondo che mi aspetta. E spanco le porte. E vado verso il mio Santa Santorum. Ok. Scusa. Devo chiederti una cosa. Che cazzo vuol dire questa roba? Ah, la scrittura di manto. No. Si capisce benissimo, ma... È la botte di sangue. Ah, ok, scusa. E mentre me ne vado comunque, io sto pensando, già a come pararmi il culo di tutto questo. Ma non è la botte! È infatti! Botte, no botte! Sì? E provo a pensare intanto se sarebbe valido in caso spacciarmi per essere stato manipolato mentalmente. Assolutamente sì, riferito a me. Poi non lo so. No, non so che tu mi hai manipolato mentalmente, quindi... Pensavo di Severino. Ah, no, per lasciarti libero. Era per accusare Severino. Severino,
a proposito. Io sto. Esatto, e vedi arrivare vicino al Duomo che ti aspetti di arrivare, che porta con la sua carrozza ciò che gli hai chiesto di portare. Grazie. Che fai? Lo ringrazio. Se sì, lascia lì. Quello che doveva fare. Devo entrare? No. Va bene. Torna a casa. D'accordo. Se vedi il mio corpo, sì, portalo lontano. Ah. La coscienza sporca. D'accordo. No, è che ci sento. Senti. Di che genere? Cioè, era quello di cui avevamo parlato. Va bene. Sì. Bellissimo questo dialogo. Sta cercando di fottermi, ma. Voi cercate di fottermi alla luce del sole. Io no. Sono un bambino col cazzo. Io sono costretto a farlo perché non ho più forza di volontà. Poi mi dici quando possiamo reagire noi. Sì, ma questo. Allora. Quindi tu che fai? Aspetti? Ah, io aspetto che arrivi. Posso fare qualcosa? Prego. Mentre sto per scendere le scale, mi fermo, mi giro verso. E per farti capire quanto io odio quella persona, ti faccio un regalo e convoco Severino. Sì. Devi tirare? Sì, per vedere quanto veloce arrivi. Ok. Ho dato veramente fondo a tutte le discipline stasera. per me la tua Majesty è finita, eh. Sì. La tua scena con loro è finita. 1, 2, 3, 4. 4 successi. Presence, che sarebbe ascendente. Sì. Allora è il primo. No, secondo. Richiamo. No, questa no, è animalità, non credo proprio. No, guarda. Convocazione. Cinque successi. Ho fatto 4. 4. Il soggetto arriva in fretta, superando qualsiasi impedimento incontrato durante la strada. Aspetta, fammi vedere se. Il suo istinto gli dice come trovare il suo convocatore. Se il fratello muove in un altro luogo, la vittima cambia direzione non appena possibile. Sta andando incontro al vampiro, non a una determinata zona. È chiaro che risorse bla bla bla. Smettono all'alba, nel caso. No, ma era per sapere se viene fisico. Viene, no, secondo me. Il metodo mio più veloce per raggiungersi istantaneamente è quello in cui sono. È vero, sì. Aspetta, vero. Vediamo. Fammi leggere i dettagli. Sì. Che bello. Aspetta, la difficoltà per me era più bassa perché lui è stato vittima della mia Majesty. Sì, vabbè, comunque. Quindi era 4, no? 5 successi. Va bene. Affronti qualsiasi cosa per raggiungermi. Non c'è problema. Ok. No, arriva al metodo più efficace. Allora è già proiettato, sì. Sono già lì. Arrivi in proiezione astrale mentre. Nel momento in cui mi chiami è un. Non mi vedete? Sì? Con la coda dell'occhio tu hai fatto in tempo a vedere. Ciccio pasticcia? Sì. No. Proprio lui. A questo punto era finita la Majesty? Sì. Perché comunque la scena si è sviluppata, è finita. Sì, sento sì. La voce? Sì. Beh, prego, ruolate. Chiamato? Punto. Chiamato. Cosa stai facendo? Sono venuto. Ho sentito la tua intrusione prima. Cosa stai cercando di fare? Io? Di salvare la pelle a tutti i vampiri. Tu sei la minaccia più grande che i vampiri abbiano mai incontrato. Io intanto che loro parlano, mi oscuro e esco. Prego. Tu fermo! Hai la prova. È la tu prova. Fermo, puppa. No, ho fatto domination. Ah, ok. Innanzitutto per fare domination, adesso vediamo. Allora, tu ti sposti abbastanza velocemente da guardarlo. Però lui si è oscurato e questo significa che se c'è riuscito... No, sì. Ma poi lui lo vedo? Se vuole sì, perché si può spostare davanti a te quasi la velocità della luce. No, lui non è, io in forma astrale non vengo visto a meno che e quindi spendo dominazione per farmi vedere. Puppa. Allora devi spendere forza di volontà. Ok. Altrimenti non funziona perché lo devi guardare. No, giusto? Cioè giusto. Ti devi guardare. E in più mi devi vedere. Esatto. Quello e allora prova contrapposta tra me e te. Sì. Di io faccio carisma più furtività. No. Non è polisteria. No. Sicuro.
Oscurazione e Auspex diventano che tu, io faccio percezione sotterfugio e tu persuasione sotterfugio. Difficoltà 7 per entrambi. Ah, giusto, per lui Auspex. Quel giochino per qui. Un successo. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Tu lo vedi. Mi è stato detto fermo. Allora, sì. Fermo. Però con che cosa? Con quale dei vari? No, col primo era proprio il comando diretto, giusto per farti fermare un secondo. Sai che Severino non è pianificatore per certi versi, ma per altri proprio le spara a cazzo. Però... allora devi fare il tiro di persuasione più intimidire. Difficoltà? 9. Tirato la tua volontà. Il punteggio sì. Permanente di forza di volontà della vittima. Santo cielo. Per quello che ti dico, faccio qui dominazione. C'è 9, aspetta. 2, 9. Ok. Che quello non c'è uno. Sì. Per una volta è un 10, che sarebbe peggio. Sì. Tanto proprio... Per un secondo ti fermi. Mi fermo, lo guardo e gli dico, vieni col tuo corpo, facendo anch'io dominazione. Vabbè, la difficoltà tua è letteralmente potresti. Ma lui è tornato per parlo, lo vedo? No, no. Ah, ok. Ho usato un punto di forza di volontà per farmi vedere da lui. Ah, ok, non in questo momento, momento, ma qua per quando gli ho fatto io il mio. Ok. Quindi se avessi avuto quello sportivo potresti masturbarti, però devi vedere te. Allora, la mia difficoltà hai detto è 6. 3 successi. Basta, va bene. Ma scusami, dominazione il primo livello? Primo livello. Lo fa per un round? Sì, no. Più successi fai, più dura a lungo. Cioè, sì, vabbè, ho capito. Tre round sono distanti ancora. Ma non dice round, dice più a lungo. Tre non su... parla di round. Non dice c'è una durata, suppongo, no. Sì. Wait. Poi scusate, ma c'è uno scartabellamento. Il PvP è così, purtroppo. Sì. Bisogna vedere tutti i dettagli delle regole. Il problema è che non puoi dirmi vieni con il tuo corpo, ma vieni e basta. Perché è una sola parola il comando. Vero. Corporizzati! Beh, posso sempre usare quello di secondo, è uguale. Vai. Devo fare il tiro di persuasione più autorità. Secondo è mesmerismo. Io comunque con il mio 11 di destrezza sono andato filato il mio Santa Santorum. Perfetto. Ah, ok, va bene. Ah, giusto. E allora, anzi, non posso più fare niente. Certo. Quindi me ne vado. Mi sembra giusto. E inizio a elaborare scuse. Sia per la... intanto inizio a prendere magari tipo una roccia che ho lì per far finta che è il meteorite che è caduto sul giorno. Ok. Uguale anche con mesmerismo, ho fatto un successo lo stesso. Ignoro il cadavere di Sergei e inizio a scartabellare a vedere le cose... Con uno, che mi possono essere delle scuse del perché Zlatan se n'è andato, cioè mi faccio l'interrogatorio, sono legale, no? Certo. Interrogatorio e controinterrogatorio. Scusa, non puoi essere forzato a fare azioni strane, tipo camminare da pollo. Venire con il tuo corpo non è un'azione strana. Oltretutto... Sì, ma se poi guardi 3 o 4 successi il comando è efficace, purché nell'eseguirlo la vittima non si mette in pericolo. Se è lo step ulteriore, evidentemente già con quello inferiore, io a venire da te mi sento un filino in pericolo. Così, un passato. Questo non fa una piega. Nel frattempo... È dominazione all'inizio è un po' scrauso, eh? Tutti all'inizio sono un po' scrauso. Nel frattempo tu senti alle tue spalle le porte del Duomo socchiudersi. Ok. Ed entra una figura ammantata di serpenti. Ciao sorella! Che c'è? Ti ricordi l'eventualità rognosa di cui abbiamo parlato tanto tempo fa? Guarda Zlatan, perché ovviamente te non ti vede. Sì, ma mi sente, basta. Sì? C'è, lui è qui e ci siamo, penso. Che fatica. La vita. Chiama la sorella lì. Chiama la maestra. Codardo maledetto. Sì. Per questo sono più vecchio. Quasi mi spiace di quello che mi stava più simpatico. Non c'è bisogno allora. Ah.
Ma se lui è la fine di tutti i vampiri, non dovrebbe essere contentissima la sorella? Appunto. Io non ce l'ho con te. Anzi, forse alcune delle cose che vogliamo sono le stesse. Solo che ti faranno meno piacere di quanto pensi. Si volta per un attimo e chiude le porte del duomo. Dopodiché ti sta ancora dalle tue spalle. Vedi che i serpenti cominciano a staccarsi dal suo mantello, e mentre si staccano uno per uno e cominciano a strisciare in giro ovunque, lei si fa verso di te un passo alla volta, e a ogni passo i serpenti cadono dal suo mantello e la vedi sempre più invecchiare. E a questo punto deve essere proprio una mummia. Sempre di più. Man mano che ti si avvicina, lei è sempre più smunta, sempre più vecchia, sempre più decrepita. Se devi fare qualcosa, vuoi fare qualcosa, fammelo sapere. Mano a mano che si avvicina, la vedi farsi rattrappita, poi agonizzante. Per convincere i serpenti con animalità, 8! La difficoltà, perché? Poi, appunto, poi rattrappita, e infine morente, e a un certo punto ti dice... Ah, ti blocco adesso! Prego. No, lei non dice che do, ti blocco adesso. No. Lo blocco io giocatore, blocco il master. Uh-huh. Perché io all'inizio mi ero messo quei famosi 4 punti in Military Force. Sì, mi ricordo. Ok. Cosa stai tirando fuori? Cosa sta tirando fuori? Dimmi. Military Force. Presente quando hai fame e sono rimasto sempre le briciole sul fondo del pacchetto. Esatto. Esatto. Dimmi. Io, sapendo che cosa volevo fare, dato che è una cosa da background, sì, non posso aver avvisato la mia military force di venire al Duomo di notte per assicurarsi che i demoni non distruggessero Milano, dato che la mia è una military force di umani. Sì, ma non l'hai fatto. Cioè, sì, potresti, però in background è veramente molto tirata. Sono 4 punti. Sì, questo ti permette di mobilitare mezzo esercito. Ma se non mi dici che l'hai fatto, ci ho provato. Hai fatto bene. Stiamo provando tutto. È giusto. Stavo dicendo che lei ti dice: io allora provo a dominare i serpenti. Perfetto. E senti lei che spirando ti dice: come mi sacrifico io per questa causa? Dovrai sacrificarti anche tu. E poi tutti i vampiri finiranno. Crolla per terra e tu ti trovi davanti a una montagna. È una montagna di vampiri, di serpenti che ti sta strisciando incontro molto velocemente. E però gli dico: fermatevi! Ho fatto un successo. La difficoltà era 8. Sì. Che serpenti ho? Sì. Dunque, il numero di successi stabilisce come il comando influenza la creatura. Perfetto. È sufficiente un successo per ordinare a un gatto di seguire qualcuno e condurre quindi il personaggio in quel luogo. 3 successi per far spiare un obiettivo da un corvo per settimane. 5 successi per assicurarsi che un grizzly feroce faccia la guardia per mesi al rifugio di qualcuno. Ok. Un paio di serpenti forse riesce a fermarlo. No, qua non parla di quantità di animali, parla di lunghezza del comando. Certo, sì. Ma... sì, tu gli hai detto? Io? No, io gli dico: attaccate Severino! E purtroppo, perché questi non sono serpenti standard, loro ti si fanno incontro. E... Galgano! Non dirmi che la poltrona arriva trotterellando, perché... No. Questa non l'ho capita, infatti. L'idea era che con il sangue, sì, l'incantamento lo rifaceva tornare in forma normale, non più poltrona. Ok. Ah. Fogliettini maledetti. Sì, perché erano messaggi brevi. Ok. E voglio interrompere a metà il rituale della sorella, per non fargli completamente uccidere i vampiri. Ho capito. Ah, merda. Ok, va bene. D'accordo. Allora, mentre
ti stai creando casini tu che poi devi masterizzare, sì. Ok. Mentre tu... Allora va bene. Vieni, mentre mi dico, non è tutto d'accordo. Vieni completamente divorato. Tutta quella... quella non me ne andrò senza combattere. No, ovviamente, tu falci a destra e a manca serpenti, ma sono semplicemente troppi, ok? Sembra Conan. Vieni subissato dai serpenti e loro cominciano a morderti e senti che ti stanno succhiando quella poltiglia che è al posto del sangue. Da un lato è orribile, dall'altro è liberatorio. Molto liberatorio. Come tutti i baci dei vampiri, fa male, ma ti piace. Vivendo e combattuto, anzi non vivendo e combattuto, e combattendo te ne vai, ma in c'è qualcosa nell'intenzione di questi serpenti che ti fa rendere conto che in qualche modo la tua missione di mietitore di anime non morte non si è ancora conclusa. O quantomeno i serpenti faranno il loro lavoro. Finito di banchettare con Zlatan, i serpenti cominciano a spandersi per tutti i recessi e gli anfratti del Duomo in cerca dei Tremere che stanno per andare a dormire il loro sonno. Non ce ne sono almeno un paio che ho convinto ad andare a cercare Severino. Non dico tanto. Quelli che escono dalla porta per cercare Severino. Severino, Severino! Perché sono affamati del sangue di tutti i vampiri. Vengono presi in mano da quell'essere che è stato una sedia per tanto, 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 tanto tempo. Sto pensando a Ratman che si fa finta di fare la sedia quando fa i Fantastici 4. E che ora, se qua ci fosse Severino... Ah, tu ci sei con la tua... ok? E che è tornato ad avere sembianze, ovviamente nudo come un verme, e il viso di Galgano. Ciao. Lui, drogato dal tuo sangue per centinaia di anni, non ha il potere di disobbedirti. Vorrebbe... un servo fedele! Vorrebbe, ma non ha il potere di disobbedirti. Qualcuno che non mi vuole uccidere. O magari lo questo vuole, ma non è può. Detto. Vuole, ma non può. E guardandoti con un filo di odio, e qua in culo te, ok? Dice, voi dovete cambiare. Non siete destinati a distruggerli. Siete destinati a fargli dimenticare. Vai! E no, cazzo! No, dai! Qualcosa tu? No, io voglio sapere cosa mi succede. Mi è morso da un serpente. Tu? Aspetta, io posso fare resistenza e posso volare. Ecco, il serpente volante a zecco, come si chiama? Il cul-de-sac. Quetzalcoatl. Non ce la farò mai. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Facciamo gli epilogo. E soprattutto sono ancora uno spirito. Ah, chi è? Infatti per ora non mi sta mordendo. Quando mi morto probabilmente. Sì. Ma io non ho il mio corpo. Tra l'altro lui ha ucciso probabilmente tua figlia perché non è mai arrivata. No. Sapete cosa vi dico? Ti dico anche un'altra cosa. Che? Tu sei il più lontano, il tuo corpo fisico è il più lontano possibile. Okay. Sì, l'idea che ho mandato serve un prendi il mio corpo e portami lontano, però... Ti senti scuotere. Ti senti scuotere. Ti senti scuotere. Sto vibrando tipo... Sì, esatto, come la suoneria silenziosa. No, scusate, devo andare. Sì. Ti svegli. Pensi di vedere davanti a te il tuo buon Ambrogio. Era Ambrogio? Era, non lo so, uno dei tanti. Sì, era un nome da maggiordomo, non mi ricordo. Arturo. Sì. Uno con la A. E invece vedi Sigfrido. Ah! Ciao! Tu? Dobbiamo finire quello che hai appena cominciato. Sicuro? Andiamo, e ti solleva. Ok. Ti faccio impazzire! Tu stai studiando. Sto sfogliando i libri per vedere se è attaccato, tutti come fingere essere stato dominato. Fai un tiro di percezione.
puro. No, non è vero, per percezione è più stesso senso. Con classe di, con difficoltà, beh, 9. Uno successo. Con la coda dell'occhio vedi qualcosa di verde che ti sta avvicinando. Cazzo ci fa un vampiro nella stanza? Un serpente nella stanza. Un serpente familiare. In famiglia serpente? Sì. Ha lo schiaccio. Lui ti si fa vicino. Non lo posso schiacciare. Provo a schiacciarlo distinto, ma non posso. Ah, giusto. E vedi... Come stavi sfogliando i libri? E vedi il serpente che si alza e fa per morderti, ma ovviamente non artiglia nulla. Chiudo il libro, lo guardo curioso. Ce ne sono altri? Aspetti qualche secondo e vedi che sono questi serpenti, sono tanti, più, ce ne sono un po' che stanno scendendo da te. Seduzione delle fiamme, no scusa, non ce l'hai. Torno di sopra. Il duomo è pieno di serpenti. Ti fai un giro e... Che diavolo sta succedendo? E chiamo gli altri. C'è un tizio nudo. Ah. Condom. Allora, ecco, a proposito, vedi il cadavere di Zlatan Barranezumi, quello che era completamente È tornato divorato. Zlatan quando muore. Sì, completamente divorato. Cioè, lo riconosci a stento. Piccoli morsi a due... Io ho ancora 11 di destrezza. Sì. Mi sparo max 6 fuori dal duomo. Ok. Per me va benissimo. Cioè, nel senso... La potremmo continuare per sempre. No. Però tu ti sei tolto dal pericolo e non sei stato morso. Ma andando in giro fuori... Ne vedo altri? Andando in giro fuori, tu vedi questo... Le piante, soprattutto le conifere, che ci sono in giro per Milano, sono tutte piene di fottutissimi serpenti. Escono delle fottute conifere? Sì. Quanto manca all'alba? Poco. È stata una circa? Mezz'ora. Vado il più lontano possibile che posso, nel posto più imboscato che conosco... E per arrivare a 10 minuti prima per fare il rifugio consacrato. Dimmi cosa significa imboscato, perché imboscato se è nel bosco probabilmente è pieno di serpenti. No, chiaro. Che ne so, c'è una collina rocciosa, una caverna da qualche parte. Il dove posso andare il più lontano e il meno raggiungibile da serpenti, secondo me. Le fogne. Neanche perché cadono verso il basso, e quello è il problema, dipende quanti ce ne sono. Ti fai un velocissimo giro, velocissimo, fuori e i boschi pullulano. E allora vaffanculo, vado, torno sul Duomo. Sulla Madonnina, tipo? Sulla Madonnina. In uno aspetta, dei... ti propongo questa cosa, ti costruisci una cosa di Madonnina d'oro attorno e rimani dentro all'oro a fare la statua. No, vado sopra. Con la telecinesi spendendo un altro punto sangue, quindi me ne rimane uno. Piego una cosa di metallo, magari di quelli che stanno facendo per farmi, certo, tipo bara. Sì. E mezzo svengo là dentro perché cioè mi è rimasto un punto sangue e non so che cazzo stia succedendo. Perfetto. E qui finisce Mondo di Tenebra, The Masquerade. The Masquerade. Mamma mia ragazzi, mi avete fatto sudare. Dilla a me. No, ma mazza Severino però. E io ci ho provato, ma... Andate tranquilli. Io vi conoscevo e quindi solo a forma di spirito. Col cazzo che sta lì da voi. Purtroppo è sopravvissuto. E qui finisce la mia parte di masterizzazione. I cocci sono tutti ma suoi. Ma non è finito Mondo di Tenebra. No, non è finito Mondo di Tenebra, perché arriverà Requiem. E dopo probabilmente ci mannarizziamo anche. Che avranno un pochino di coglioni girati, mannari di... Non sono mai arrivati i miei animali comunque. No, è vero, mi sono dimenticato. Si sono mangiati un po' di serpenti. Hanno mangiato un po' di serpenti. No. Ma magari lo distraevano. A me? Magari lo distraevano. Non mi facevano niente. Ah, lui. Questa era l'ultima puntata che masterizzavo io. Dopo...
Mannari, potremmo giocare umani con una sorpresa, eventualmente, vedremo e se decidere. Per rispondere a Marco, non torniamo ad Halloween, torniamo tra due settimane. Tra due settimane. Con altri vampiri. Però Master di Zamanto, è il gioco. E nel 1980. Sì. E chissà se saranno tutti diversi. Nei ruggenti anni 80. Beh, il mio evidentemente sì. Però chissà se Dante è riuscito con la sua cosa della cupa a aiutare il bambino. Un narcotrafficante con un telefono satellitare. Va bene. Sì. Io continuerò a fare il vampiro giapponese, ma vero stavolta. Proverò a vedere se Dante è sopravvissuto a tutto. Vero, perché buona notizia per Roberto, in Requiem non esistono più i Ravnos. No, neanche i Tremere purtroppo. Neanche i Tremere. Però non esistono più i Ravnos. Volevo dire una cosa, visto che siamo a un punto di mezzo. Se per caso non avete capito qualcosa di quello che è successo in queste ultime sei puntate, perché non abbiamo detto un sacco di cose, perché Vampiri ha fatto apposta per l'intrigo, quindi se non mettevamo l'intrigo non potevamo giocare. Ma quindi ma volete... cosa fa capitare tutto questo casino che è successo? Lo scopriremo all'inizio della nuova? Il discorso è che sul cazzo di Manto, sì. No, allora in realtà può non sembrare, ma in realtà c'è un motivo per tutto, cioè c'è una storia coerente sotto. Un po' l'avete vista, un po' non l'avete vista. Se c'è qualcosa di quello che è successo che vi fa venire dei punti di domanda e volete chiedere, chiedetecelo sui nostri canali, su Twitter, su... io posso scrivere su WhatsApp, su Facebook. Assolutamente sì. Se possiamo rispondere senza fare dei brutti spoiler, vi rispondiamo. Se non vi possiamo rispondere, vi diciamo, lo vedrete nelle prossime puntate. Tanto alla fine tutta la roba. Quindi settimana prossima Dragon Age. Settimana prossima Dragon Age. Il sano picchiaggio. Il picchia picchia spacca spacca. Io vi faccio vedere solo una cosa che mi ha dato Claudio oggi. Giusto per essere prima del un po' più di interesse. Questo. Faccio tutto entrambe le e questo. Vengo subito per leggerlo. Non vedo l'ora. E io mi libero di altre sessioni da master. Sono le 23:53. Ostia, no, hai detto non vedo l'ora, è là. Ah, ecco. Tra l'altro, sono le 23:53, infatti la GoPro è finita da 20 minuti. Ma questo non è un problema. Quello che avete ascoltato e visto era Fumble. Fumble lo trovate su fumblegdr.it, ma soprattutto su QWERTY.it, dove trovate anche QWERTY.it/associati per darci dei soldi e QWERTY.it/survey per fare il survey e farci dare dei soldi da qualcun altro che non siete voi. Semplicemente. Che è meglio la seconda che la prima. Ma la prima non è male. Sì, anche perché di solito quelli che a cui aspiriamo i soldi di vabbè, viva l'italiano, ce la possiamo fare. Vabbè, quelli che ci danno dei soldi probabilmente ne hanno più di voi. Quindi potrebbero esserci cose fighe. Questa è la clear. Sì. Comunicazione qua è andata a meno 2 direttamente. Senza tiro proprio. Sì, senza tiro. Diciamo che ci interessa sapere la vostra opinione, perché esatto. La vostra opinione è preziosa. La vostra opinione è preziosa. In tutti i sensi è preziosa. E poi provate a pensare se ci sponsorizza la mano del capo. Con Manto che masterizza. Ma a me non fa inciocchettare la mano. Ma noi sì. Ah, voi sì. Tu parti così, vai bene così come sei. Vai bene così tu. Poi la Gavolin, se vuoi regalarci delle botti da 16 anni, io sono ben contento. Ma sì, con quella mi inciocchetto. L'altra cosa importante è che ci trovate anche su Spreaker, dove trovate la chat con i commenti di questa puntata e dove potete lasciarne altri se state ascoltando la puntata a posteriori o postuma, dato che era Vampiri. Andate a vedere i video di Com'è quel gioco. E andate su iTunes a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle sia di Fumble che di Com'è quel gioco. Iscrivetevi al canale di YouTube di Com'è quel gioco. Anche sì, di Fumble. È importante. Di Fumble sti cazzi. Ok, appena chiudiamo le trasmissioni poi lo picchiamo. Esatto. Fumble ce n'ha già un sacco. Vedi come quel gioco. Tu is my number one. Sì, ho capito. Allora, non Fumble sti cazzi, esatto. Ma anche Fumble. Noi ci sentiamo settimana prossima con l'ignoranza di Dragon Age. A settimana prossima. Fatevi vedere.